Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti! Gran Premio d'Olanda, circuito di Zandvoort, è la volta della Pro League che scende in pista per questa sessione di qualifica che, come vedete dalle immagini, è bagnata quando mancano poco meno di 15 minuti e mezzo al termine della sessione. Andiamo a vedere anche quella che è la classifica in sovraimpressione, con Lopez che si presenta qui leader del campionato davanti ad Alesi, un campionato che è ancora apertissimo. Ma prima di andare avanti in questi discorsi e a buttarci nell'azione in qualifica, che sarà sicuramente vivissima, vado a presentare coloro che sono a fianco a me in cabina di commento, perché questa sera siamo ricchi di ospiti. In primis il mio solito compagno di avventure, Simone Bracchiolla. Ciao Luca, buonasera a tutti. Non siamo soli in cabina, siamo in triello, c'è anche lui direttamente dalla Master League, un trittico Master League, Marco Gano. Buonasera a tutti, ciao Luca, ciao Simone. Mentre in direzione gara, la stanza dei bottoni, come ieri sera, si è preso la branda, si è seduto, si è messo comodo in Olanda, Marco Luconi. Ciao Luca, buonasera a tutti. E quindi, attenzione, già grande controllo da parte di Giuseppe Federico. Dicevo, anche un'occhiata prima che la sessione entri nel vivo a come ci presentiamo qui. Lopensky, leader del campionato, con 15 punti di vantaggio su Alesi. Poi cartista, poi proprio Mister X, che ha 42 punti dal suo compagno di squadra, ma che è già ritirato e che quindi non avrà modo di segnare un tempo cronometrato in questa qualifica. Per quanto riguarda invece il campionato costruttori, Ferrari comanda le operazioni con 294 punti, 81 lunghezze di vantaggio nei confronti di McLaren, che ne ha 9 di vantaggio nei confronti di Red Bull. Poi la Alpine a 201, a 3 punti da Red Bull e a 11 da McLaren. Poi l'Alfa Romeo più staccata, intanto un primo 22 secondi, 570 millesimi, il primo tempo cronometrato della qualifica lo mette a referto l'ASI Giuseppe Federico. Assolutamente, siamo adesso in una pista anche Luca, soprattutto sul bagnato, una pista molto tecnica, con queste curve molto diciamo anche, come si può dire, a 90 gradi, posso dire così, questa ultima curva. Sono curvoni poi anche tutti veloci. Esatto. Curvoni veloci, curvoni che ti mettono a 90 gradi. Possiamo buttarla lì. Però comunque diciamo che è anche una pista molto difficile, perché con queste curve non si scherza. E intanto giro dopo giro vedo che i tempi si abbassano di continuo. Adesso Patrick Speri ha fatto segnare un primo 21 e 152. Mamma mia. Ricky Bizzo intanto stasera è alla wildcard, prende una wildcard con Aston Martin, mette provvisoriamente la sua vettura in seconda posizione a 247 millesimi dalla prestazione di Patrick Speri, quindi inizio interessante per Ricky Bizzo. Alesi in pista con la Red Bull, primo inseguitore in classifica del leader del campionato Lopensky, che come dicevamo in precedenza in questa qualifica si ritrova immediatamente orfano del suo compagno di squadra Mister X, che scatterà quindi dal fondo. Alesi passa al primo settore, dove il record è del suo compagno di squadra 7-9 da parte di Patrick Speri, molto alto, 28-4, pagava quasi mezzo secondo di ritardo Alesi rispetto a Patrick Speri nel primo settore. Sta vedendo anche i tempi di Lopensky, vediamo se il pilota Ferrari si sta migliorando, sta arrivando adesso sul traguardo, ma va a chiudere in ottava posizione, 22-5, quindi molto alto il tempo del pilota Ferrari. Addirittura non ha utilizzato batteria, da su un board vedo che è ancora piena la batteria. Forse se la sta prendendo comoda, cercando di conoscere la pista, anche diciamo conscio di quello che è successo al suo compagno di squadra, quindi di prendersela molto comoda. Vediamo chi c'è ancora in pista, c'è Leutz che passa in 28-2 al primo settore, nel frattempo c'è Patrick Speri che torna sul traguardo e credo si rilanci in questo momento dopo un giro di ricarica. Quindi riparte il giro da parte di Patrick Speri, Hiroshi sul traguardo per metterla in quarta, a 4 decimi da Patrick Speri. Lo fa in un primo 21 secondi 588 millesimi, con il record in 24-2 dell'ultimo settore. Record intanto Alesi si accende di fucsia, 27-9 del primo settore, con 70 millesimi di vantaggio nei confronti di Patrick Speri. Vedo doppio giro di riscaldamento per Alesi e adesso sta spingendo al 100%.
non perfetto qui. Ups, ancora nel secondo settore, 28.5 per il pilota Red Bull. Anche lì un altro decimo guadagnato nei confronti di Patrick Sveri. Si presenta al T3 con quasi due decimi di vantaggio. Va sul traguardo all'Esi per battere il 1.21.152. Vediamo se vedremo per la prima volta un 1.20. No, per poco, comunque per 105 millesimi. Si mette davanti a Patrick Sveri un primo 21 secondi, 47 millesimi. Almeno provvisoriamente sta continuando il trend positivo della Red Bull, che mette entrambe le vetture davanti. Tanto Ricky Pizzo era, scusami, il pilota che ha usato la bandiera gialla nel settore centrale. Sì, anche un as prima doveva essere, mi sembra, Pierre Joker. Io sto vedendo ancora Lopensky, che è l'unica, ricordiamo, l'unica Ferrari ancora in pista, che non si sta migliorando. Adesso sta arrivando nel secondo settore. Sembra rilanciarsi, dovesse rilanciare il pilota Ferrari. Sta macchina molto nervosa. Sì, molto. Urca miseria. Lopensky arriva ora nel settore centrale. Non abbiamo ancora aggiornamenti per quanto riguarda la sua prestazione cronometrica sul monitor dei tempi. In questo momento Lopensky a 478 millesimi di Alesi. La sensazione è che la pista stia leggermente migliorando rispetto all'inizio sessione. Sì, sembra che la pioggia stia diminuendo, quindi la pista si sta leggermente asciugando. Ancora bandiera gialla nel settore centrale, rientrano entrambe le McLaren nel frattempo. Credo che sì, Long l'ha messa in nona posizione, appena alle spalle del suo compagno di squadra Hiroshi. Sta affrontando adesso l'ultima curva Hiroshi, mamma mia, sul cordolo, molto pericoloso. Va sul traguardo, non credo che si andrà a fare il 20, mamma mia, 21.0 di pochi millesimi. Di pochi millesimi, 19 millesimi da Alesi, si frappone fra le due Red Bull. Hiroshi stavolta con il record nel settore centrale, 28.546, record che sono di 20, occhio alle prestazioni dell'Alpine perché Long con 27.8 ha il record nel primo settore, 28.5 del suo compagno di squadra Hiroshi nel settore centrale, 24.4 invece di Cartista. Non brillanti le due McLaren, intanto attenzione Lopensky che accende un fucsia. Accende un fucsia, 28.3 settore centrale dopo un 27.9. Ricky Pizzo scende sotto il 21, 1.20, 9.37. Migliora nettamente la pista, 27.7 di Patrick Sveri nel primo settore. Si accende come l'albero di Natale, il monitor dei tempi. Lopensky, un primo 20 secondi, 653 millesimi. Si prende la pole, scalza Ricky Pizzo di 283 millesimi. Occhio Sveri, 27.7 nel primo settore, 28.5 nel secondo. Beh, migliora se stesso ma perde un decimo e mezzo da Lopensky. E in linea, sono molto vicini. Alesi ha fatto due giri per ricaricare l'ERS e adesso sta spingendo per il suo hotlap. Attenzione Hiroshi a muro. Attenzione Patrick Sveri, intanto a 105 millesimi la mette in seconda posizione. Eravamo in onboard con lui, l'abbiamo sentito parzializzare molto sulla parabolica, quindi ha avuto forse la sensazione che la sua vettura non avrebbe retto insomma l'impatto di una parabolica flat out. Tutto giù, credo che lì abbia perso gran parte del suo tempo. Mamma mia, Alesi adesso 27.7, migliora se stesso e ha rischiato adesso di perderla, ha fatto un grande controllo. 28.7 al T2. E non migliora nel secondo settore. Molto alto, lì perde 4 decimi. 3 decimi dallo peso. Sì. E infatti abortisce a giro. Se si rilancerà sicuramente. Proverà forse a rilanciarsi o magari fa un altro giro di rallentamento? No, si rilancia. 2.5 di carburante, quindi forse ha un altro hot lap e poi può rientrare in box per l'ultimo tentativo a fine qualifica. Arriva subito a prima curva la Tarzan Alesi, tira gialla ancora terzo settore. E Patrick Sveri che sta rallentando. Ha finito la benzina Sveri. Ah,
Intanto alla chat c'è una c'è grande fervore, grande frizzantezza per Long. Occhio Alesi, 27-7 nel primo settore, Fucsia per il pilota Red Bull. Arriva adesso sulla parte centrale dove qua ha rischiato leggermente di perdere in trazione. Secondo settore, vediamo come va a chiudere il pilota Red Bull. In linea con Lopeschi. 28-4 al T2. 28-4, sì, è vero. Arriva alla Kumbocht. Fatta che pronuncia bene, bellissima Luca. La Kumbocht. Traguardo 317 millesimi nei confronti di Lopeschi. Pole provvisoria di Alesi, 1:23.36, record nel primo e nell'ultimo settore per Alesi. Occhio a Leutz perché in questo momento ha segnato un 28.0 nel primo settore, poi un 28.6 nel T2. Alto, alto entrambi, a mezzo secondo d'Alesi. Migliorerebbe se stesso, che si metterebbe in... Se tiene questo ritmo può mettersi davanti a Ricky Bizzo per la quarta posizione. Vediamo se va a chiudere ora il giro Leutz per metterla in quinta posizione, a 85 millesimi da Ricky Bizzo. Hiroshi sul traguardo, 28.0 aveva nel settore 1. No, si lancia adesso. Si lancia adesso Hiroshi, c'è Cartista credo anche nel giro. Attendiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi per vedere il primo settore del pilota McLaren. Cartista sembra essere nel giro di lancio, cioè sembra che ha abortito il giro per rilanciarsi. Bandiera gialla, la causa Long, credo. Mentre Pier sì. Joker largo alla mamma alla Shea Black. Ancora di nuovo. Tanto Alesi deve sbrigarsi perché 3 minuti 25 alla fine è molto al limite. Deve forse un giro, forse due. Deve fare in frettissima. 27.9 sia per Leutz che per Hiroshi nel primo settore. 28.1 era invece il tempo di Pier Joker, che poi ha commesso l'errore che abbiamo visto in diretta. Hiroshi si è trovato davanti l'asse di Pier Joker, che diciamo un po' probabilmente lo ha infastidito un pochino, quindi Peschi 28.0 al T1 è leggermente più lento, circa 80 millesimi. Sì. Ha la macchina molto nervosa. Ah, ancora fa fatica a mettere giù i cavalli Lopeschi in uscita dalle curve. Vediamo il T2. È alto, alto. 28.9. Mamma mia. Io rallenterei. No, è pieno di erse, probabilmente ha abortito. Ah, ok. Adesso torna spingendo magari per non perdere temperatura sui pneumatici. Oh, mamma mia. Che giusto. Rischio Lopeschi ha rischiato davvero grosso alla parabolica. 27.9 intanto Ricky Bizzo, 27.8 Cartista che sta arrivando ora al secondo settore. Era un decimino da Alesi, 28.6. Perde ancora, sale a 3 decimi il ritardo di Cartista, che però con un buon P3 potrebbe comunque inserire Lopeschi. Occhio profilo, primo settore, 27.7 Fucsia per il pilota dell'Alfa Romeo. Cartista la mette in quarta. Ricky Bizzo lento invece nel settore centrale, 28.6. Ah, abortito profilo di nuovo. Facendo fatica a mettere insieme il giro. Profilo prova anche, Ricky Bizzo prova a rilanciarsi. Avortisce Matteo Profilo mentre una Red Bull lo va a sfilare. Andando molto piano. Ancora altissimo Lopeschi, probabilmente farà l'ultimo giro adesso. E Alesi si sta lanciando, avrà solo un tentativo. Mi chiedo se magari Lopeschi abbia volutamente aspettato questo giro. Cioè si è rimasto in pista con un po' più di carburante aspettando il momento migliore. Giuseppe Federico 27.6 T1, 28.8 T2. Attenzione a Giuseppe Federico, che arriva ora sulla parabolica, l'ultima curva.
1:20:336, il tempo da battere quello di Alesi, sfiora il muro in uscita Giuseppe Federico con la sua ass, la mette in quarta, perde tantissimo, quasi 4 decimi solo nell'ultimo settore nei confronti di Alesi. Sottostezza un po' nell'ultima curva, ho visto anche il primo tentativo di Giuseppe Federico, 27, e in quella curva arriva sempre molto largo. Si accende il monitor dei tempi. 27,7 Leuz, 28,3 Hiroshi, anche settore centrale. Sta mettendo insieme il giro Hiroshi. Un super giro anche, eh. Attenzione. Ultima curva per Hiroshi. 1:20:336 il tempo da battere per Hiroshi che va sul traguardo. 1:20:320, 15 millesimi. 15 millesimi per Hiroshi che la mette in pole position. Speri, Fucsia, secondo settore, attenzione perché anche il pilota della Red Bull non scherza. 28,3. Sì, 27,5. Però dopo un 27,7 nel T1 serve un super T3 se Patrick Speri vuole rubare la posizione di Rossi. Vediamo se ce la fa, non ce la fa, rimane anche dietro ad Alesi. Occhio ad Alesi però, che si sta 27, migliorando. 27,5. 5, 80, vabbè. 83 millesimi di vantaggio sui Rossi. Che continua a spingere, continua a spingere Hiroshi, ma si ferma a 27,6 nel primo settore. Profilo, mette insieme il giro, la mette in terza, scavalca Speri, si frappone fra le due Red Bull. Alesi sta volando. 27,6 per Ricky Bizzo nel T1, 27,7 Cartista che poi fa 28,4 nel settore centrale. Alesi, 28,2. Sta facendo un super giro Alesi. Di 1:19. Potrebbe riuscirci, vediamo se Alesi la va a chiudere. 1:19:9:11 rifila 408 millesimi a Hiroshi. Super giro di Alesi. Rientra Hiroshi che non si stava migliorando. C'era Ricky Bizzo in pista. Chiude, la mette in terza. La mette in terza, 70 millesimi da Hiroshi, a poco meno di mezzo secondo dalla prestazione di Alesi. Che vi passo la parola, in questa sessione di qualifica, in questa condizione, è sembrato decisamente inattaccabile, mentre qualifica da dimenticare per la Ferrari, con Mister X subito fuori che scatta 12esimo senza tempo e Lopeschi che non riesce a mettere insieme il giro e scatterà 8° in quarta fila. Incredibile la qualifica, abbiamo visto diciamo una Alesi ancora una volta protagonista in qualifica e poi lo vedremo anche in gara. C'è da ancora da capire, come abbiamo visto, Lopeschi come sia possibile che si sia trovato in questa difficoltà, o ha optato per una setup da shoot in qualifica e quindi ha voluto sacrificare la qualifica per la gara, quindi staremo a vedere. Intanto un ringraziamento ad Andrew Hope per il follow, mentre in sovraimpressione vediamo la classifica finale di questa sessione di qualifiche. Allora noi ci prendiamo ora, come sempre, fra la qualifica e la gara una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo fra pochissimo per il via, lo spegnimento dei semafori e la luce verde al giro di formazione del Gran Premio d'Olanda della Pro League, sest'ultima gara del calendario. A tra poco! Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master? Io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo!
andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Eccoci rientrati in diretta proprio nel momento in cui si spengono le luci rosse e si accendono le luci verdi che danno il via al giro di formazione del Gran Premio d'Olanda. Situazione gomme subito perché sono tutti giallo. Su gomma media, sì, tutti su gomma media, scelta univoca quindi per tutta quanta la griglia. E allora a proposito di griglia andiamo a vedere quella che è la griglia di partenza di questa tredicesima prova della stagione in Olanda, che vede Alesi scattare davanti a tutti affiancato dall'Alpine di Rossi, seconda fila per l'Aston Martin della wildcard Ricky Pizzo affiancata dall'Alfa Romeo di Matteo Profilo, terza fila per la Red Bull di Patrick Sferi affiancato dall'altra dalla McLaren di Cartista, che a sua volta è affiancata in settima posizione da quella del compagno di squadra Lewis, che apre la quarta fila dove in ottava posizione troviamo il leader del campionato Lobeschi, poi Giuseppe Federico e Pierciocca, le due asse a monopolizzare la quinta fila, mentre in sesta e ultima fila dello schieramento l'Alpine di Long e la Ferrari di Mister X, che per chi non si fosse collegato non era collegato durante il periodo in cui erano in onda le qualifiche, non ha segnato un tempo cronometrato perché ha distrutto la sua vettura contro il muro nei primissimi minuti della sessione prima ancora di registrare un tempo cronometrato. Ragazzi, a voi un commento su quello che ci aspetta o ci potrebbe aspettare in questi 78 giri. Beh, io dico quello che ci possiamo aspettare è una risalita, una speranza di salita per Cartista e Lopensky, perché partiranno dal fondo, cioè a metà griglia, mentre per Alesi diciamo in questo momento sta facendo un buon campionato con un Hiroshi che in queste ultime gare ha fatto grandi risultati e lo vediamo partire in seconda fila dopo che si è riuscito a portare a casa il Gran Premio di Spa. Mentre le vetture si schierano, Luca, intanto vi do un dato, stavo guardando i carichi di benzina, sì. Sono tutti con più 3, più 4 giri, tranne Matteo Profilo che è meno 1. Quindi Matteo Profilo è quello più scarico al momento, quindi crede... si aspetta una safety car. Scalda bene le gomme Mister X, che con la sua Ferrari è l'ultimo ad andare a prendere posto sulla piazzola, la numero 12 della griglia, e allora tutti pronti con le luci che vanno ad accendersi. Tutte e 5 luci rosse, poi la via del Gran Premio d'Olanda che parte in questo momento. Ottimo lo scatto davanti da parte di Rossi che brucia Alesi, così come Matteo Profilo che brucia Ricky Pizzo per la terza posizione. Dietro Mister X sta cautamente in ultima posizione, gruppo tutto sommato che sta filando via liscio nelle prime curve senza particolari intoppi. Sembra che, insomma, a parte gli scatti brucianti di Rossi e Matteo Profilo, tutti se la siano presi con relativa calma. Ah sì, assolutamente, grande partenza di Rossi che ha bruciato in partenza Alesi, che in questo momento è incalzato da Matteo Profilo, mentre invece dietro Cartista e Lopensky sono riusciti, attenzione, ecco l'attacco di Lopensky dentro all'interno, prova subito a farsi vedere il pilota della Ferrari sul pilota della Mercedes Cartista. Forse e dietro comunque tutti compatti, esatto, ci ha provato, dietro invece c'è una leggera battaglia tra il duo As, però per il momento tutti compatti, quindi ripeto, grande partenza di Rossi che in questo momento tiene la prima posizione davanti ad Alesi che adesso si rifà sotto. E quindi i piloti che stanno andando a chiudere il primo giro con i Rossi che, scattato dalla seconda posizione, ha bruciato Alesi e va a chiudere in testa il primo giro davanti ad Alesi, poi Matteo Profilo che ha guadagnato la posizione su Ricky Pizzo, poi Speri, le due McLaren con Leutz davanti a Cartista, Lopeschi, le due Asti, Giuseppe Federico e Pier Joker chiudono Long e Mister X. Come dicevo in precedenza, una partenza che ha regalato un
paio di cambi di posizione, ma nella seconda metà del gruppo hanno cercato di rimanere tutti quanti molto guardinghi per evitare danni, sapendo che la gara è molto lunga e probabilmente sapendo anche che questa pista è molto insidiosa. Bisogna essere chirurgici giro per giro, perché è un attimo a fare una frittata davvero grande. Attenzione, sì, perché questo... Sì, vai vai Marco, vai vai. Questa pista ci ha insegnato negli anni che bisogna stare calmi. Calmi, perché un attimo a perdere la macchina, safety car, è difficile superare. Quindi secondo me la chiave è quella adesso di fare passo, non disturbarsi, risparmiare erse e aspettare il momento più propizio per colpire, diciamo. Il gruppo che continua ad andare avanti compatto, non ci sono appunto, come dicevamo in precedenza durante il giro di formazione, differenze strategiche, visto che tutti quanti i piloti hanno optato per la scelta della gomma gialla. Attenzione, Pier Joker. Attenzione Pier Joker, eccolo qua. Non so se c'è stato un contatto, credo di no, forse l'ha persa. No, l'ha persa da lui da dov'era. Solo Hiroshi intanto parte con il passo gara, inizia in 1:16:154 dietro, intanto scambio fra le due McLaren con Cartista che all'esterno va all'attacco nei confronti di Leuz, chiude il sorpasso, va in sesta posizione Leuz, che ovviamente non ha un posto eccessivo a resistenza. Non dimentichiamo che Cartista è in lotta per il campionato in questo momento, è davanti a Lopeschi, guadagnerebbe punti, ma chi è in un'ottima posizione è Alesi, che però sembra far fatica, perché Alesi è a un pelo dall'essere buttato oltre il secondo dai Rossi. Sto guardando le temperature della macchina di Alesi ed è 3-4 gradi inferiore rispetto a Hiroshi. Hiroshi è già errore. Gradi. Errore Hiroshi. Infatti, è esattamente quello che stavo dicendo. Hiroshi è l'unico al momento che ha le temperature molto alte e quindi ho paura che intanto avrà un consumo maggiore e in seconda battuta avrà difficoltà soprattutto nel misto. Tanto una cosa della quale non ci eravamo accorti nelle prime fasi di gara, c'è un leggero danno sull'ala della vettura di Giuseppe Federico. Le due asse erano vicine, io non vorrei che ci sia stato anche un misunderstanding fra le due asse. Probabilmente sì, perché erano veramente affiancate al primo giro, poi ovviamente Giuseppe Federico ha avuto questo leggero danno, ma Pier Joker diciamo si è girato da solo, perché l'ho visto, ero in un bordo con le due asse, quindi era lì per il problema. 15:09 intanto per Cartista, che è il primo dei piloti a segnare un giro sul passo inferiore al minuto e 16 secondi, va a battere l'1:16:1 segnato da Hiroshi davanti. Ancora una volta, dopo il piccolo errore, sembra riuscire a riguadagnare qualcosa Hiroshi. Vediamo cosa succederà nel settore centrale, se viene confermato che Alesi è più carico, perché sembra molto arrembante anche Matteo Profilo. Ricordiamo anche stasera, dopo la doppia assenza di 7 giorni fa in Belgio, Alfa Romeo che è orfana della punta di diamante tra virgolette, ovvero vedi è incollato a Ricky Pizzo, prova l'attacco Ricky Pizzo, però si riesce a difendere, ancora a disposizione il DRS. Dicevo, Alfa Romeo ancora prima della sua punta di diamante, ovvero Poz Luca, che ha raccolto 2 vittorie in questa stagione. Patrick è molto vicino a Ricky Pizzo, adesso si fa sentire, sente molto poco la scia in questo momento di Ricky Pizzo, perché è ancora nel DRS ma è a 9 decimi. Allora vediamo se Patrick Speri va all'attacco, si sposta leggermente anche Cartista. Patrick Speri non riesce, lungo. Si affaccia, no. Ma va lungo Ricky Pizzo, si è fatto un po' intimorire dalla manovra di Patrick Speri, che è un pilota molto esperto. Prova a resistere Ricky Pizzo all'esterno e allora Pizzo prova ad infilarsi anche Cartista all'esterno del pilota della Aston Martin. Wow. Ancora Cartista che alla fine trova il varco, un errore, una piccola indecisione che però alla fine è costata a Ricky Pizzo 2 posizioni. Eh sì, assolutamente, forse un po' di paura per Ricky Pizzo per evitare il contatto con Patrick, ha fatto perdere probabilmente un po' di concentrazione, ha fatto perdere anche la posizione a Cartista. Là davanti comunque, dopo il sorpasso, Patrick Speri ovviamente è fuori dal DRS perché con la battaglia di Ricky Pizzo hanno perso tantissimo, stanno comunque contenendo un buon ritmo. Faccia anche Leuz se... all'esterno nei confronti di Ricky Pizzo, staccata di Leuz che ora avrà il richiamo all'interno, prova a difendersi Ricky Pizzo che sta crollando in maniera netta. Lopeschi, anche Lopeschi molto vicino. Ricky Pizzo ha già finito l'ERS, probabilmente ha dato tutto, ma ovviamente ora
lo sta pagando perché dovrà centellinarlo. Tra l'altro questa è una pista molto severa, mamma mia, che veloce. Va, mamma mia, questo è impressionante. Sferniciato Lopeschi, affonda però Ricky Pizzo all'esterno della Tarzan. Lopeschi però riesce a portare più velocità e a chiudere comunque la manovra nei confronti di Ricky Pizzo, mentre dietro Giuseppe Federico sta perdendo terreno e ora sembra fare un po' da tappo al duo Mister X, al duo Dottor Long Mister X. Ricky Pizzo non è facile, ricordiamo che è una gara al 100, lui corre anche in prime al 50, quindi secondo me anche questo un po' di fatica, non essendo abituato a fare il 100. Intanto Patrick Speri sta guadagnando un pochino, ha guadagnato adesso 3 decimi nei confronti di Matteo Profilo, quindi si sta ricongiungendo e si sta portando dietro Cartista. Chissà che magari le due Red Bull aspettino ad attaccare, ovvero Alesir cerca di rimanere alle spalle di Hiroshi per far sì che il treno di testa possa tenere un ritmo che permetta a Patrick Speri di ricongiungersi come in questo momento, e poi magari andare all'attacco. Guarda, Patrick Speri è sotto il secondo e Alesir si è incollato a Hiroshi, vicino, sì, molto lo passa. Si difende per un attimo Hiroshi, va leggermente verso il centro della pista, ma Alesir arriva a gran carriera, va a affondarla staccata portando leggermente largo Hiroshi, wow. Però dall'esterno esce molto forte della Tarzan, si riesce a difendere splendidamente sfruttando il banking della Tarzan. Molto bravo nella trazione l'Alpine di Hiroshi, mentre Alesir arranca un pochino, poi però sul secondo settore riesce a riconquistare quei decimi che va a perdere nel primo settore. È un po' un dare e avere. Se hai la macchina carica, come è capitato di vedere anche ieri sera con Luca Bigno, sei nella condizione di portare tanta velocità nel settore centrale, ma poi hai grande difficoltà ad attaccare. Serve quella via di mezzo che ti permetta anche un sorpasso più agevole, che non ti costringa ad uscire a 2 decimi dall'ultima curva. Sono adesso in 5, sono Lewis e Lopeschi. Sono fuori dal DRS ancora. Cioè Lopeschi ha ancora il DRS, ma Lewis no. Ricky Pizzo sta crollando. Gli è rientrato sotto Giuseppe Federico che ha danno all'ala. Ci vediamo se ci prova. Stavolta è più lontano. Si affaccia di nuovo. Prova ad affondare la staccata. Alla fine rimane ancora dietro. Forse adesso si è vista un po' di più la difficoltà di Alesir ad arrivare sotto. In fondo al dritto. Occhio perché c'è adesso Cartista, anche lui minaccioso nei confronti di Patrick Speri, e Ricky Pizzo sta ancora rischiando con l'attacco di Giuseppe Federico. Mamma mia, adesso si è affacciato il pilota della Haas, ecco, ricordiamo un leggero danno long, attenzione, uscito fortissimo qui. È la prima mossa, lampeggia già Giuseppe Federico, che però sicuramente avrà cercato di spremere l'Hertz per contenere il danno all'ala. La prima mossa in teoria dovrebbe farla Giuseppe Federico, che altrimenti rischiano di rimanere entrare in un loop, diciamo. Sì, il problema di che trovarsi uno come Ricky Pizzo, ricordiamo che non è ancora abituato al 100, quindi deve un attimo prendere confidenza. Magari vediamo se nella seconda parte di gara potrebbe andare meglio, con l'abitudine a girare con una macchina più leggera. Alesir incollato. Ci riprova Alesir nei confronti di Hiroshi, si affianca, vediamo se Hiroshi va ancora lunghissimo, profondissimo in staccata, sfrutta ancora l'esterno e vediamo, ci riesce di nuovo, e stavolta intanto dietro Giuseppe Federico dall'esterno della Tarzan, anche lui a sfruttare il banking per chiudere il sorpasso nei confronti di Ricky Pizzo, che ora vede alle sue spalle il colore blu dell'Alpine di Long. Si stanno riaccodando Lewis a Cartista, poco, ma si stanno ricongiungendo. Adesso 9 decimi. Adesso sta diventando una battaglia a 7 per la prima posizione. È incredibile che serpentone che si sta creando adesso. Attenzione, Long dentro nel settore centrale nei confronti di Ricky Pizzo, che prova a difendersi. Long dall'esterno cerca di chiudere la manovra e alla fine riesce. Ricky Pizzo sta purtroppo sprofondando. Mamma. Tutta esperienza però sicuramente per lui.
Stavolta forse ha un po' più di respiro Hiroshi. Occhio sì, dietro, scusami. Cartista va al sorpasso di Patrick Speri, che secondo me l'ha lasciato anche andare, perché il sorpasso è arrivato con discreta facilità nonostante avessero entrambi il DRS. Tanto adesso X, qua intanto anche Mr. X, anche interno nei confronti di Ricky Bizzo, prova a rimanere all'esterno, niente da fare, quindi Ricky Bizzo scende in undicesima posizione, passa anche Mr. X. Mamma mia, qua davanti ragazzi è diventato un serpentone incredibile. Oh, attenzione, mamma mia, adesso Matteo Profilo si è provato a farsi vedere al curvone di destra su Alesi. Matteo Profilo deve sperare in una safety car, perché ha meno 1.35 col carburante. Alesi di nuovo minaccioso. Deve sperare in una safety, ma non deve essere neanche troppo corta, perché qua la pista, dal punto di vista del consumo carburante, è una delle più impegnative del campionato. Esatto. Occhio, perché Alesi ha perso un po' di terreno da Hiroshi, si è avvicinato Profilo, sta diventando questo un po' il gatto col topo. Chi molla da una parte deve Cartista guardarsi immediatamente all'altra. Cartista sembra davvero arrembante. Cartista dietro, molto veloce. Sì. Alesi ancora s'affaccia. Hiroshi però non si scompone. Si fa vedere Cartista sul nuovo Profilo. Per essere l'undicesimo giro di 72, quindi siamo praticamente a un settimo di gara, c'è già tanto movimento davanti. I primi sette praticamente sono tutti a trenino a 4 decimi. Probabilmente perché tra questo gruppone ci sono piloti che sanno che potrebbero dare più, potrebbero dare uno strappo, ma non riescono a farsi spazio. E credo che Alesi sia il primo della fila. Comunque ragazzi, oh, long, no! Oh, no! Attenzione long! Attenzione, questa è una safety forse! Virtual! Ho visto in diretta quello che è successo, era un decimo dietro Giuseppe Federico, ha toccato il cordolo a sinistra, diciamo dopo la curva veloce, non ricordo il numero, scusate, ha agganciato il cordolo, la macchina inevitabilmente è andata contro le barriere, è stato un attimo perché le barriere stanno lì a 2 metri e non ha avuto praticamente neanche il tempo di provare a controllarla. Peccato, wow, perché sicuramente stava soffrendo, perché Giuseppe Federico aveva la master in ingresso verso la master. Esatto. E quindi Virtual Safety Car dà un po' di respiro al consumo di carburante di Matteo Profilo. Attenzione dietro. No, forse c'è stato un piccolo scambio di posizione. Sì, piccolo scambio di posizione per una frazione di secondo fra Lewis e Lopez, forse. E intanto, parlando di carburante, ragazzi, quello che ne ha di meno di tutto questo trenino è Lewis, perché a 0.9, a 0.8, adesso è tornato a 1 perché c'è la Virtual, però è quello che ha meno carburante di tutti per il momento. Oh, è Matteo Profilo quello che ne ha meno di tutti, con negativo. Attenzione! Meno 11. No, pardon, era uscita la bandiera gialla di nuovo. No. E il DRS. Hiroshi dallo strappo. Attenzione. Dietro, errore di Patrick Speri. Errore di Patrick Speri, forse un contatto con Cartista, c'è grande movimento. Lopeschi in mezzo alle due McLaren con Lewis che si difende, Cartista che cerca di tenere la posizione, le due McLaren che giocano, erroraccio di Lopeschi che tampona in pieno Lewis, rompono entrambi, Lewis contro il muro, Lopeschi contro Lewis. Stavano tirando tantissimo in una situazione concitata e Lopeschi ha perso il controllo della situazione. Sì, ma attenzione perché anche Cartista ha rotto l'ala, quindi sia Cartista che Lenz che Lopeschi hanno rotto. A questo punto credo che Cartista l'abbia rotta con Patrick Speri. Sì, c'è stato un contatto nella ripartenza, ho visto un po' cose strane con Patrick e che andava molto piano. Lenz perderà tantissimo tempo, ma vediamo, perché perde forse un ulteriore tempo Lopeschi. No, Lopeschi riceve il semaforo verde pochi istanti dopo l'ingresso in piazzola di Lewis, che stava aspettando che si liberasse la piazzola McLaren da Cartista. Gomma, vediamo, bianca, rossa bianca per Lewis, bianca per Cartista e gialla per Lopeschi, quindi Lopeschi si dovrà rifermare assieme a Lewis, mentre Cartista
Non so se li può fare tutti sti giri con Stard, non lo so, Molto al limite. Credo si sia messo nella condizione di scartare la mescola e poi avere una scelta libera. Tanto dietro, in mezzo a tutto questo marasma, Giuseppe Federico si porta Mr. X alle spalle ed è risalito insieme al pilota Ferrari in quinta e sesta posizione, con Mr. X che ora col DRS attivo va ad attaccare Giuseppe Federico, affonda la staccata e va al sorpasso, si prende la quinta posizione per una Ferrari, quella di Lopeschi che scende, c'è cioè quella di Mr. X che sale. Brutto colpo per quanto riguarda il pilota della Ferrari e anche per Cartista. Chi va bene per il momento è Alesi, che si tiene ancora il secondo posto. Là davanti comunque si sembra un po' placata la situazione, con i distacchi su 4-5 decimi. Tanto vado a rispondere a una domanda, perché The Only Super LOL ci chiede: quando esce una nuova versione del gioco, quanto è il tempo di prova prima del passaggio? Ma ormai è... si sono allungati i tempi di prova, perché il gioco esce in estate, quindi hai praticamente l'estate intera per provarlo e poi a settembre inizia la stagione, quindi hai modo di segnalare, si cerca di segnalare il più possibile ad EA e Codemaster quali sono i problemi, si cerca anche la EA stessa, insomma, comunque tira fuori un prodotto che è spesso e volentieri da rifinire e che tra agosto e settembre inizia a essere un po' più definito, più perfetto, ecco. Quindi diciamo che almeno se l'uscita continua ad essere tra giugno e luglio, ci sono sempre quel mese e mezzo, due mesi in cui si cerca di provare il gioco e scoprire tutti i problemi possibili che poi possono andare a influenzare il campionato, perché come diciamo nel nostro caso vogliamo bene a tutto il mondo, ma della modalità giocatore singolo ci importa poco, anche se ha qualche problema. Beh sì, in effetti. Non perché non ci siano persone che si divertono con la modalità single player, però chiaramente il nostro primo interesse è perfezionare ed andare a sistemare quelli che sono i problemi del multiplayer. Esatto. Quest'anno soprattutto del crossplay. Beh, noi aspettiamo sempre che il crossplay venga ancora migliorato, quindi speriamo in bene l'anno prossimo di provare ad attivare il crossplay. La voce che era girata durante l'estate era che Codemaster, o comunque EA, tanto scusami prima di andare avanti, vediamo se Alesi riesce ad andare attacco nei confronti di Rossi, sì. Molto vicino quando arriva sulla linea del traguardo, ancora una volta arrivano appaiati in fondo a curva 1, stavolta Alesi tira lunghissimo alla staccata, ancora Rossi che cerca di difendersi all'esterno, mette le ruote molto più avanti Alesi in questo momento, ancora Rossi che si difende e ancora una volta riesce a mantenere la posizione, prova a non mollare Alesi, ma Hiroshi ancora una volta dall'esterno della Tarzan porta tantissima velocità, Alesi sta impazzendo. Sì, incredibile, perché sul dritto non ne ha Alesi per attaccare e Hiroshi si può difendere con l'uso dell'Hers, poi esce talmente forte nella curva Tarzan all'esterno in una maniera incredibile che riesce a difendersi molto bene. Dietro Matteo Profilo sta anche lui cercando di capire che cosa fare, se stare lì o attaccare, perché è una situazione anche lui un po' difficile. Dicevo, la voce che era circolata nei primi mesi era che EA aveva assegnato i lavori per lo sviluppo del crossplay a uno studio ucraino. Non devo stare qui a spiegare qual è stato il problema. Alesi stavolta a 3 decimi, un po' più lontano. È incredibile come almeno nella situazione di Alesi uscire a poco meno di 4 decimi dalla penultima curva prima della parabolica non basti ad attaccare Hiroshi. Mamma mia, qui come è uscita adesso forte Alesi. O ha sbagliato Hiroshi, perché l'ho visto veramente minaccioso. Ma è incredibile come un piccolo errorino Hiroshi. Sì, è incredibile come Hiroshi nel primo settore sembra volare in trazione, mentre poi nel secondo e terzo settore va a perdere tanto, ma poi sul dritto Alesi non ne ha per riuscire a passare i Rossi, neanche col DRS. Molta più su
addirittura anche quello che vediamo in grafica da parte di Matteo Profilo rispetto ad Alesi, c'è un 5% di usura in favore di Alesi, 28 contro 33. Alesi che è alla gara, lo vediamo dalla grafica, numero 194. Sì, anche lui è del 200 come il buon Luca Flamino qui presente. Non lo conosco. Vabbè, 100, io e Vongano lo conosciamo. 100, volendo andare diciamo a più nel dettaglio, la grafica ci ha aiutato anche in questo, è la 114esima gara in pro. Hiroshi ancora riesce a mettere un po' di distanza fra sé e Alesi prima dell'ultimo rettifilo, e quindi situazione ancora stabile con Matteo Profilo che sta tenendo molto bene il passo. E sta facendo un buon lavoro. Secondo me, fossi in Matteo Profilo, starei lì. Ma non perché non ho forza per attaccare, ma perché un terzo posto è un ottimo risultato dopo tutto questo che è successo nelle ultime gare per lui. Poi sei lì, quindi può succedere di tutto tra Alesi e Hiroshi. L'abbiamo visto in battaglia, quindi magari tra i due litiganti il terzo gode? Vedremo. Intanto The Only Superlord ci fa un'altra domanda. I giocatori possono sviluppare dei potenziamenti durante la stagione o si usano le vetture standard senza potenziamenti? Si usano le vetture a parità di prestazioni dell'online. Cioè sono vetture che le vediamo, graficamente sono tutte diverse come quelle reali, ma hanno prestazioni identiche. Quindi si corre tutti quanti con vetture con livree diverse a prestazioni identiche. Solo il pilota che fa la differenza. Non è come diciamo nella modalità online e offline, carriera in cui poi man mano sviluppi la fabbrica e arrivano gli sviluppi, mentre online è sempre tutto con prestazioni pari. Comunque, tornando alla gara, fra i primi 5 Mister X è quello che sta viaggiando più costante e molto più veloce, magari davanti alle Zia e Roci che sono un po' ostacolati nei giri passati, ma Mister X gira 15.5 15.6, davanti girano 16.0 16.1, quindi occhio a Mister X perché sta recuperando e insieme a lui sta accorciando anche Patrick Speri, bravissimo, te lo stavo giusto per dire. Davanti sembra tutto regolare. Avevo visto per un attimo Matteo Profilo che stava dando la carica per cercare di superare Alesi, ma nulla da fare perché oh mamma mia qua. Guarda, la vediamo adesso in grafica. Negli ultimi 5 passaggi Hiroshi ha guadagnato ha perso nei confronti di Speri circa 3 decimi a giro. Addirittura 2 giri fa 7 decimi, 16 e 4 di Hiroshi per 15 e 6 di Speri, che continua in perdita. Gli ultimi 3 giri di Speri 15-6 15-6 15-7. Sì, adesso andiamo molto vicino su Hiroshi, ma è incredibile, neanche col DRS riesce, si affianca ma non ha quello slancio in più per riuscire a passare il pilota della PIN, che si difende all'esterno ancora. Che riesce a fare davvero bene! Ha rotto Alesi! Ha rotto Alesi sulla correzione di Hiroshi! Ha rotto l'ala! Alesi purtroppo colto di sorpresa da un evento danno grosso, totalmente imprevisto. È volata via l'ala, è volato via un bel flap dell'ala di Alesi, e Hiroshi può cercare di fare lo strappo, mentre Matteo Profilo è rimasto bloccato dietro, cerca di prendersela con calma. Danno arancione per Alesi sulla parte destra, quindi soffre molto la parte Profilo dove deve sterzare, infatti Profilo passa. Profilo dentro, ma ha perso tanto tempo, 2 secondi. Mamma mia che sfortuna. È una gara a eliminazione, prima le due McLaren e Lopeschi, adesso Alesi vittima di un fatto veramente beffardo. Qui ha dovuto fare tutto un giro perché era curva 1, quindi la beffa è ancora maggiore. Può comunque cercare di rimettersi insieme con la strategia, magari una gomma dura adesso, per andare in fondo. Che altro sapere dove uscirà, perché probabilmente esce davanti o a pelo con i due che hanno messo media, media. Di nuovo media per Alesi. Non lo so. Ma arrivano troppo in lontano, sono ancora troppo lontani sia Lopeschi che Cartista. Sta arrivando adesso sul dritto
Alesi sta togliendo l'alimentatore adesso. No, ce la fa. Ma gomma fredda, vediamo un po' se il Cartista riesce a riprenderlo. È lì. Cartista le armi. 2 secondi di Alesi. Dovrebbe mantenerlo. Bard che non è una super gomma, vediamo se Alesi magari riuscirà a mettere il prima possibile in temperatura la sua gomma media. Intanto Matteo Profilo prova a rientrare un po' sui rosci, un paio di decimini l'ha rosicchiati via, ma sarà una rimonta lunga e dolorosa, per quanto per il DRS basterebbero 8 decimi. Comunque deve essersi un po' innervosito i rosci perché ha preso 2 avvisi negli ultimi 2 giri. E credo li abbia presi entrambi alla chicane, quello è l'unico punto dove... diciamo puoi prendere facilmente avviso, altrimenti ci sono punti dove puoi prendere degli avvisi, ma l'avviso te lo dà prima il cordolo mandandoti a muro, prendoti praticamente il fondo, dipende anche dal cordolo. 1,7 Matteo Profilo, un pochettino alla volta, un cecino alla volta, sta tornando sotto nei confronti di Rossi. Patrick Sferi è a 2 secondi da Matteo Profilo e a sua volta c'è Mister X a 2,7 da Patrick Sferi. Pista è riuscita a riagganciare su Alesi, è riuscita a prendere il DRS, ma adesso la gomma di Alesi è entrata in temperatura, quindi probabilmente spingerà il pilota Red Bull e si riuscirà a staccare dal pilota McLaren, vedremo. Cerca di rientrare Matteo Profilo. A vedere il confronto cronometrico fra i Rossi e Profilo. Profilo gira come Sferi, che prima sul gruppo stava recuperando. La sensazione, diciamo, senza malvolerne, ma è che i Rossi fosse il tappo del gruppo. Perché ora attenzione, che attenzione Leutz girato con aia, con la gomma rossa poi. Ma 9 giri. Diciamo che la speranza per noi che stiamo guardando è che il team McLaren abbia fatto un errore di valutazione o un errore di scelta della mescola, perché tanto Pierre Joker Box dura hard. Sì, va fino in fondo, strategia standard per il momento per il pilota Haas. 1,4 Matteo Profilo ormai sta arrivando. Anche Patrick Sferi sta arrivando, 1,8 nei confronti di Matteo, considerando i 2 secondi che aveva. Diciamo il trend è molto più, si sta avvicinando più velocemente Profilo ai Rossi di quanto Sferi lo stia facendo a Profilo. Però una volta che Profilo arriverà sotto a Sferi basterà poco, perché ha una buona differenza di passo rispetto a Di Rossi. Patrick comunque più veloce rispetto a Matteo, guarda quanto si sta avvicinando il pilota della Red Bull. Ha fatto rispetto. Secondo me però è sempre lì 1,6, era 1,5 dire. Era 1,5 prima. Comunque ci stiamo avvicinando anche al primo pit stop, io prevedo altri 4-5 giri. Intorno al 28-29 i primi a fermarsi. Sempre circa 3,5 al giro il vantaggio negli ultimi 5 passaggi sul passo gara di Sferi nei confronti di Rossi, che comunque dal primo giro, da 24 giri fra poco che verranno conclusi, si è preso la prima posizione con uno scatto felino su Alesi e non l'ha mollata più. È incredibile come i 3 contendenti principali al titolo siano 7, 8 e 9 in questo momento. La gara è ancora lunga, quindi ne vedremo delle belle ancora. La Pro ci ha sempre regalato grandi sorprese gli ultimi 10 giri, quindi attendiamo fiduciosi. Soprattutto l'anno scorso, perché l'anno scorso
ricordiamo che c'è stata una battaglia dove sta arrivando adesso profilo, in tre hanno fatto questa curva per un momento, Alesi, Hiroshi e se non erro Giovi, erano in tre a fare quella curva. Mi sembra di sì, se la memoria non mi inganna, box anche Rigibizzo intanto con la Aston Martin. Gomma media bianca, sembra. No, bianca. Bianca. Bianca anche per lui e segue quindi la strategia di Pierre Joker. Qui adesso sembra stia spingendo un pochino di più, ha guadagnato ancora un decimo nei confronti di Hiroshi. 1,3 adesso il distacco tra i due. Alesi tutto sommato sta girando su... ha fatto... No, pardon, non Alesi. Volevo vedere i tempi di Cartista. Sta girando 15 e mezzo, 15 e 2, 15 e 5, 15 e 4, gli ultimi passaggi. E comunque più veloce dei leader. Quindi se questa gomma si conferma come spesso è successo durante questa stagione, molto costante, che non soffre di un grande crollo nel finale, può essere ancora una buona arma per Cartista. Sarà da capire se davanti stiano aspettando per una strategia differente o per andare comunque sull'hard. Ho anche una safety, però... non tirare troppo il collo alla sorte, ecco. Rientrano insieme praticamente, 1 e 2 sia, ecco, 1 e 3 ora entrambi, sia profilo da Hiroshi che Speri da profilo, Mister X 1 e 9 da Speri. Può ritornare a formarsi un trenino in testa, prima erano in 7, ora potenzialmente potrebbero diventare in 4. Perché qua è sotto al secondo, quindi potrebbe essere lui il primo a azionare la mobile. 1-0. Proprio al limite. Sembra averlo preso. Forse l'ha preso. Sì, l'ha preso. Sì, l'ha aperta. Secondo me Speri sarà il primo a fermarsi. Provare un undercut su Hiroshi. Dipende dalla gomma. L'undercut con la gomma hard non è facile. Sì. Esattamente per quello. Profilo ha perso... fanno secondo me traiettorie diverse alla Huguenots, alla parabolica, perché entra a pari con il distacco diciamo lineare, poi di colpo diventa 1,8 e in uscita torna ad essere 1,4. Lo vedo che in alcune curve il profilo ha un po' di sottosterzo. Non vorrei che stia sentendo di più dietro. Che altri dietro alla battaglia fra Pierre Joker e Ricky Bizzo, con Leutz che dietro fa da spettatore ancora in pista con la gomma soft. Leutz che prova ad infilarsi, è entrato molto forte nei confronti di Ricky Bizzo, non c'è però spazio. Andiamola davanti, profilo box. Profilo box, sembrava quello più in difficoltà, lo stavamo dicendo, infatti va al box per primo. Vediamo, svegliamo l'altarino della strategia, vedo una gomma gialla. Sì. Gomma gialla, due soste. Ha tirato lungo profilo, bravo, per mettere la rossa dopo. Sì. Ed esce davanti ad Alesi. Dovrà ora mettere in temperatura la gomma media, ma esce davanti ad Alesi. Alesi si rifarà sicuramente sotto in questo giro, deve dare tutto per tutto se vuole sfruttare adesso questo momento un po' di difficoltà di profilo. Occhio ancora dietro di Kibitz. Oh, attenzione! Attenzione! Prova a rinfilarsi anche Leutz nei confronti di Pierre Joker, che viene contrattaccato da Ricky Bizzo. Deve rimanere ancora dietro Leutz, che prova ad andare all'esterno. Prova l'incrocio, ma attenzione, qua... Pierre Joker la mette a muro, fuori! Era appena rientrato Matteo Profilo. Che disastro per Profilo. E rientra per un pelo, l'ha presa Hiroshi. Era appena prima dell'ingresso box. Incredibile. Attenzione ora alla chiamata, Hiroshi gomma dura.
Patrick Speri, ma gialla. Gialla per Speri, bianca invece pronta in Ferrari per Mister X. Andiamo Alesi se si ferma. Alesi si ferma. Per andare sulla hard. Yeah. Sicuro. Bianca anche per Giuseppe Federico. Rossa? Ah. Sai che forse ha sbagliato, secondo me ha sbagliato come me in Spa, secondo me. Non lo so, non lo so. Cartista gialla. Cartista è al pelo per andare in fondo. Per gestirla bene. Allora, adesso sono le carte 39, sono 39, 40 giri dovrà fare forse. Allora, adesso le carte sono un po' diciamo cambiate, ecco, perché là davanti abbiamo Hiroshi con la hard e poi dietro Speri e Matteo Profilo con un solo giro di differenza con la media. Poi dietro c'è Mister X con la hard assieme a Giuseppe Federico, che si è fermato ma non ha riparato l'ala. Beh, probabilmente si sta trovando comodo così, però sembrava una situazione vantaggiosa per un cambio d'ala. Allora, è capitato anche a me. Settimana scorsa mi hanno detto che in Portogallo avevo danno dall'applicazione. Io invece chiedevo all'ingegnere e non mi dava danni. Probabilmente un leggero danno, ma neanche non si vede. Cioè, tipo all'8%, 5%, quei micro danni lì che magari non senti niente. Vediamo più che altro Alesi se continua. Ho visto un flap volare. Non vorrei. No. Giuseppe Federico si sta riformando. Vediamo se vuole aggiustare l'ala. Beh, io penso di sì. Hanno preparato l'ala, sì. E scarta per andare sulla media. È un po' detto, è un po' lunga per la media, Cioè, devi gestirla. Allora, Lesino si è fermato. Probabilmente non aveva tempo, quindi si ritrovava in fondo al gruppo. Forse vuole fare doppia rossa, visto che durante le qualifiche le hanno risparmiate, e tentare di essere un po' più aggressivo. Me lo aspetto. Doppia rossa, c'è da gestirla un po'. Sono due stint da una ventina di giri. Sono molto al limite. Secondo me i Red Bull erano partiti perché a livello strategico volevano fare due gialle e una rossa. E quel, diciamo che safety car in questo giro intanto. Alesi si è trovato nella situazione in cui non ha voluto montare la hard, ma forse strategicamente era la scelta migliore, perché non sarà facile secondo me farsi strada nel gruppo. Attenzione adesso alla ripartenza, perché è importantissimo per Hiroshi cercare di fare tipo una partenza alla Shumi Legend come ieri. Alesi avrà Mister X davanti con la hard. Tra l'altro l'hard è molto fredda, quella di Mister X a 76 gradi. Quindi vedremo. Oddio. Zigzag di Rossi che non ha ancora riparte, lo fa ora. Mette dritte le ruote, pedale tutto sul gas. Dietro subito Alesi che va all'attacco nei confronti di Mister X. Palla interna, affonda la staccata. Mister X affonda altrettanto. Mister X tocca leggermente il cordolo. Leggero contatto fra Mister X e Alesi. Nessuno dei due vuole mollare. Alesi sa che questo sorpasso è importante, ma Mister X si difende. Dietro Lopeschi cerca di farsi strada. Ovviamente un grip smisurato. Alesi nei confronti di Mister X esce fortissimo. Alesi e stavolta potrebbe riuscire il sorpasso. Va tutto all'esterno. Ancora ruota a ruota. Con Mister X ancora quasi una ruotata, Alesi ce la fa. Davanti, perché là davanti anche loro non scherzano. Patrick si è fatto ancora vedere su Hiroshi. Dietro ancora c'è una battaglia tra una Ferrari e ancora una McLaren. Mister X che dopo il sorpasso con Alesi è rimasto piantato. Troppo per i miei gusti, anche Cartista si butta. Oh mamma. La gomma di Mister X è ancora fredda, 82% attualmente.
Sì, ha riacchiappato questo gruppo. Adesso se lo mangerà vivo. Vicinissimo anche il cartista Mister X. Non è ancora abilitato il DRS, però dovrà farlo di velocità pura. Ci prova, si avvicina con la scia, si affaccia. Comunque è staccata, come... sì, come in precedenza con Alesi, è andato fortissimo e staccata in curva 1 Mister X. Là davanti, attenzione, Patrick Speri che si sta facendo vedere nei specchietti di Rossi ancora una volta. In questo momento la gomma hard secondo me non è ancora in temperatura, e con la gomma media di Patrick, vantaggio di Rossi che si, non si deve fermare, mentre Patrick si deve per forza fermare. Patrick ha una strategia molto più vantaggiosa rispetto a quella di Alesi, perché può andare lungo per poi fare uno stint molto veloce ma anche molto più corto con la gomma rossa. Alesi comunque è rimasto di stacco di sicurezza. Alesi secondo me non avrà vita facile, perché prima Mister X aveva una gomma molto, diciamo, in difficoltà. Qui invece guarda quanto è arrembante Matteo Profilo nei confronti anche di Patrick Speri. Ma attenzione, attenzione, adesso sul dritto. DRS ancora non è attivo, lo sarà da questo giro. Si affaccia Alesi, prova ad andare alla staccata, va lungo leggermente Profilo, prova ad uscire più forte Alesi, l'errore di Profilo potrebbe aiutare Alesi ed è così. Va dentro. E ora Patrick Speri credo che gli aprirà la porta, ma Patrick Speri si fa vedere di nuovo con il giro precedente nei confronti di Rossi. Secondo me la cosa più saggia di Patrick è quello di far arrivare Alesi, farlo passare e poi far passare, poi cercare di passare i Rossi. Però non è cosa semplice, eh. Un Profilo rimane attaccato. Alesi comunque, ricordiamoci, deve gestire secondo me molto la temperatura di questa gomma. Speri interno nei confronti di Rossi che allarga, è costretto a farlo per dare spazio al pilota della Red Bull che incrocia, poi però torna in traiettoria. Si stava creando un'opportunità di sorpasso decisamente ghiotta. Patrick Speri è molto vicino, sta andando ancora decisamente più forte la gomma media, sembra non funzionare ora la hard. Lo vediamo adesso, Patrick sicuramente andrà all'attacco, ma vediamo se Rossi riuscirà a difendersi come ha fatto con Alesi prima in non, precedenza. Non ce la fa. Rossi e Patrick hanno consumato tutto S praticamente. Tanto dietro Ricky Bizzo con Leutz all'esterno della Tarzan, lotta fra la McLaren e la Aston Martin, leggero contatto. Alla fine Leutz va in nona posizione. Mamma là davanti, ragazzi. Il Rossi sta facendo un miracolo per tenere dietro uno come Patrick dietro. Questo è il settore in cui, guarda, non riesce a prendere. Non riesce a prendere la corda. Il settore dove sta soffrendo di più con questa gomma. Patrick ancora si tuffa all'interno di Rossi. Stessa situazione di un giro fa, stesso incrocio, e ancora una volta Patrick non riesce ad affondare. Secondo me questa mossa è soltanto per far infastidire Rossi, per farlo sbagliare e poi approfittare in un punto. Ecco, perché fa di distanza. Porta. Sì. E Alesi comunque non si è avvicinata tanto. Non so se in Red Bull da questo punto di vista, diciamo, c'è un ordine di scuderia per evitare disturbi, cioè fare in modo che Patrick vada davanti, però più i giri passano meno la gomma di Alesi sarà sprintosa. Mamma mia, adesso come si sono fatti vicini Profilo e Alesi, e occhio ancora a Patrick che è ancora minacciosissimo nei confronti di Rossi. Guarda qua, continua a essere vicinissimo Patrick Speri. Ancora dentro, attenzione! Lungo i Rossi ancora, attenzione, vediamo se l'incrocio. L'incrocio di prima, niente da fare. Era un po' più indietro Patrick Speri stavolta, ancora. Stavolta decide di salire. Ma secondo me non attacca perché ha paura della possibilità che i Rossi possa poi contrattaccare perché è più scarico.
Oh mamma mia, dietro ho visto per un attimo la vettura di Mr. X affrontare un controllo poco felice, infatti Cartista ne approfitta, si aggancia, si gira Cartista, muro rompe l'ala, clamoroso aggancio fra Mr. X e Cartista con il pilota della McLaren che alla fine resta vittima, va nel muro interno, rompe l'ala, ancora un episodio negativo per Cartista nella gara di oggi, sta ripartendo solo ora Cartista. Non so se è passato lo pensi. Sì, incredibile. Ha fatto un pelo incredibile. E in tutto occhio questo lo pensi ha preso la posizione su entrambi. Sì, si è portato in quinta posizione dietro a questo trenino. Ed è incredibile come Hiroshi sta cercando di difendersi. Guarda Patrick, quanto è forte qui. Ancora dentro. Ancora Hiroshi qui, Hiroshi è sistematicamente non riesce mai a prendere la corda qui. Anche il profilo si sta facendo sentire. Probabilmente le rosse di Alesi sembrano andare fuori usura. Probabilmente. Vediamo se Hiroshi riesce di nuovo a mettere un po' di spazio vitale fra sé e Patrick Speri per difendersi. Sembra vicino Patrick adesso, molto vicino. È a un decimo in collana. No, stavolta è durissima. Stavolta va. Stavolta infatti Hiroshi alza il piede e lascia andare. Vediamo se tira la staccata. Prova. La tira, fonda la staccata. La prova, ma stavolta non c'è niente da fare. È andato in avanti troppo in anticipo Patrick Speri, che diventa quindi al giro numero 37 il nuovo leader della gara. E ora Hiroshi si deve guardare alle spalle, perché Alesi è subito minaccioso. Mentre davanti a sé cerca subito di creare gap Patrick Speri. Patrick però ricordiamo che si deve fermare, Hiroshi no, e così anche come Lopensky, che potrà arrivare fino in fondo con quei tre davanti. Lopensky sarebbe virtualmente secondo, quei tre che si devono fermare sarebbe virtualmente secondo. Si attenzione! Sì. Attenzione! Oh, Giuseppe Federico, attenzione! Safety car! La seconda safety car. Questa è la manna dal cielo per Matteo Profilo, perché era ancora negativo. Credo che adesso riuscirà a recuperare il delta di benzina. Ha tentato un colpo gobbo Matteo Profilo, ma gli ha detto bene. Gli ha detto molto bene. Vediamo come si muovono le carte davanti. Alesi continua. Matteo Profilo va dentro. Morto. Va a scartare la media. Può permettere l'hard arrivare fino in fondo. Ma io non l'avrei fatto a questo punto. Cioè è buona, ma guardando come sta funzionando la hard, non vorrei che Matteo Profilo possa non trovarsi a suo agio. È anche vero che tolti Patrick Speri, Alesi, non c'è nessuno che non è su hard. Quindi Alesi si dovrà rifermare. Ah è vero, Mr. X, pardon. Mr. X è su media. Però box. No, è uscita adesso. Per mettere cioè, adesso la media, dietro. Giustamente, sì. Mr. X ha la media nel momento giusto. Con questa va in fondo. Allora, Alesi mi sembra strano non si sia fermato. Perché più ci sono interruzioni, più sarà difficile per lui mettere in pari la sosta in extra. A meno che una safety, poi arrivi un'altra safety. Però deve arrivare. Però se speri e preghi che arriva e poi non arriva. Questa è un po' la mia filosofia. Ha un po' le mani legate, ripeto, Alesi, perché si è complicato tutto quando ha montato subito la seconda media. Non scartando la mescola, poi non è andato a montare la hard. Da capire se è volontaria la scelta di Alesi o è stata involontaria e ci ha messo di più in gioco. Ha avuto due occasioni per togliersela quella gomma e non l'ha mai fatto. Secondo me allora è volontaria. Sì. Però è strano. Però adesso può magari con questa safety car portare le gomme a maggior vita e quindi le due rosse nel finale, quindi questa e la prossima. Potrebbe essere fattibile, a meno che, come diceva Luca, Blackjack è tra l'altro safety car, ma così stai sfidando veramente la sorte.
Sì, anche mettere una media nel finale se dovesse uscire un'altra safety. Però so devo uscire. Non lo so. Forse ne ha una che ha usato qualche giro, Luca. Controllo subito. Chi? Ne ha una che ha utilizzato per. Sette giri. Quindi potrebbe mettere anche quella. Sì. Quella arriverebbe comunque in fondo con un po' di gestione, ma ce la fa. Mister X invece, come dicevo in precedenza, l'ha presa nel momento perfetto per la media. Sì. Comunque, parlando adesso anche di classifica, Lopeski arriva fino in fondo, quindi per il momento è lui, diciamo, il pilota del campionato che li sta in questo momento girando bene. Adesso safety in questo giro prende spazio Patrick Speri nei confronti della vettura di sicurezza, mentre tutto il serpentone alle sue spalle lo segue con Hiroshi, poi il compagno di squadra Alesi, Lopeski, Leos, Ricky Pizzo, Matteo Profilo, Mister X e Cartista. Hiroshi è molto lontano da Patrick. Oh, attenzione! Credo se potrà farlo togliere dopo la gara. Attenzione Alesi, subito l'attacco di Hiroshi che si è fatto cogliere un po' impreparato. Hiroshi può però sfruttare la scia di Patrick Speri. Alesi prova ad affondare mentre alle spalle Ricky Pizzo se la deve vedere con Leutz che alla fine tiene la posizione. Contatto con Matteo Profilo, incredibile. Ricky Pizzo si è girato e Matteo Profilo non è riuscito ad evitarlo. Allora, ma io ho visto però un attimo in onboard con Ricky Pizzo che sul dritto ha alzato il piede ed era in lotta con Leutz e poi è successo il patatrack in curva. Molto probabilmente Profilo è uscito molto più forte rispetto a Ricky, che con gomma più fresca ha cercato di uscire più forte in trazione e si sono agganciati. Un secondo di vantaggio intanto di Patrick Speri nei confronti di Hiroshi, cerca di spingere il pilota al pin fuori dalla zona di RS. Tanto ringraziamo Federica Kart, un grande abbraccio per l'abbonamento. Ricordiamo che se avete un account Amazon Prime, l'abbonamento al nostro canale Twitch è completamente gratuito e con il vostro abbonamento aiutate a supportare la nostra community e tutte le nostre attività. È un piccolissimo contributo, è un piccolo click che a voi non costa nulla, ma che per noi significa molto sia a livello di pubblico, perché ci fa capire che voi siete presenti e che ci tenete, sia a livello di sopravvivenza, perché insomma lo si fa per passione, ma qualche costo dietro è innegabile che c'è sempre. Poi c'è pure il regalo, Luca. A voglia. Che non si sta. Siamo un anno aspettando sti regali. Arrivano. Io sono 7 mesi. L'anno scorso purtroppo Twitch ci ha tirato un brutto tiro mancino nelle statistiche. Aia. Quindi ci tenevo a dire che il regalo c'è. No, c'è. No, c'è il nostro store Motifi, dove potete ordinare tutto il nostro merchandising, felp, t-shirt, tazze, c'è davvero di tutto. E da lì, essendoci il merchandising, c'è anche il regalo. Voglio anche le scarpe, mi raccomando. Le scarpe ci dobbiamo attenere a quello che Motifi ci dà. Tanto DRS abilitato Alesi, molto vicino a Hiroshi, prova ad andare all'attacco. Si affaccia. Mentre Alesi avrà paura via. Di nuovo curva 1. Beh, certamente la gomma non è più prestazionale come prima, però Patrick Speri sta scappando via. 1.9, 2 secondi nei confronti di Hiroshi. Giro numero 72 Alesi. Sul corno ad sfruttare tutto lo spazio che aveva per andare all'attacco nei confronti di Hiroshi. È uscito a velocità supersonica dalla parabolica, dalla Hugenholz. Allora, io posso dire, conoscendo la guida di Hiroshi, esattamente l'ha fatto andare, perché sa che i due là davanti si fermano, quindi molto probabilmente si attaccherà ad Alesi e si farà trainare. Però non aspettava per niente, secondo me, Hiroshi. Secondo me non ci ha mai provato in 42 giri
nessuno in quel tratto. Sì, ma quando l'ha visto lì l'ha alzato il piede e l'ha fatto andare. Ricordo Birillo Dog nel 2020 contro di me. E naturalmente l'ho chiusi, non passò. È successo un casino. Sì, quanto se ne sarà arrabbiato. Sì, sì, c'è stato poi un reclamo. E... però era... era una gara divertente, ci siamo toccati in tutte le curve. Abbiamo finito tutti i gettoni in quel solo nel circuito di Olanda. Pro 2020. Era la terza, chi, quarta chi... gara era. Il primo anno, sì, che si correva a Zandvoort. Esatto. 2-4 di vantaggio di Patrick Speri e Alesi. Si torna ad un leitmotiv che nelle ultime gare abbiamo visto spesso. Le due Red Bull davanti a tutti. Tanto 13.7 di Matteo Profilo e con gomma rossa nuova si prende il giro veloce della gara, punticino extra oltre a quelli della nuova posizione. Rossi rimane ancora lì, Secondo me Rossi deve stare tranquillo perché sì, fermerà l'unico cliente cattivo è Lopensky che è subito dietro. E ricordiamo, Penske è molto veloce nel dritto. Mamma mia, Rossi ancora sul cordo, li sta saltando dappertutto. Setup estremo, però vedremo a fine gara se paga. E virtualmente secondo. Da quando ora Alesi ha preso la seconda posizione nei confronti di Rossi, il Patrick Speri ha smesso di guadagnare. Rimane lì stabile a circa 2 secondi e mezzo. Guadagna, ma guadagna veramente poco, perché adesso la gomma rossa si fa sentire l'usura, quindi guadagna quei decimini lì, però comunque si è elastico per il momento. Ancora giro veloce, è 38% di consumo Alesi. Lungo adesso Alesi contro il 19 di Hiroshi, che chiaramente andrà fino in fondo. Probabilmente l'hard è già più veloce della soft di Alesi. Ma Alesi deve resistere ancora tanto, perché adesso è presto per la sosta. Gli servono almeno 10 giri, secondo me. La follia. È molto dura. Non mette la media. Quella meno usurata, fermarsi prima. Fermarsi già tra pochi giri e andare sulla media. Adesso sta perdendo tantissimo nei confronti di Patrick. Sì, ha fatto un errore, però adesso ha 3 secondi. Secondi, sì, se prima il distacco per cui sembrava costante, ora Patrick Speri sembra essere tornato a guadagnare. Non vorrei stia iniziando il cliff della rossa, perché è molto presto. Infatti lo vediamo anche in sovraimpressione, Speri nei confronti di Alesi. Speri costantissimo sul 14 medio, Alesi un po' meno costante, 14 medio, anche 14 alto. Adesso 2-7 sembra di cucire. Come Patrick ha alzato il piede, poi Alesi che ha cominciato a spingere, però penso di più la prima, perché adesso vado a vedere i tempi. Tornato sotto Alesi. 2-6. Credo più un errore. Attenzione, attacco di Mr. X nei confronti di Leus. Hanno appaiati alla Tarzan con Mr. X che spinge appena largo Leus. Quel tanto che basta per impedire al pilota McLaren di poter incrociare, di poter uscire meglio. Si prende la posizione. Ora Mr. X si mette immediatamente alle spalle del suo compagno di squadra Lopensky. Però per Leus, che è ancora forte, uscito in collato, però difficilmente vai a attaccare adesso il pilota da Ferrari. Troppo poco spazio in quella parte di tracciato. Adesso mi sa che ci sarà il cambio di posizione tra Lopensky e Mr. X. Infatti Lopensky alza il piede,
e lascia scorrere Mister X proprio per la gomma di differenza. Esatto, cerchiamo di massimizzare il risultato anche a livello di costruttori. Re3 intanto davanti, Patrick Speri nei confronti della Zista, andando molto forte Speri. Penso che Hiroshi è molto vicino. Hiroshi è molto vicino a Alesi, secondo me sta iniziando a soffrire la rossa. Io, come diceva Marco, inizierei a pensare alla sosta per la gialla. Ho la sensazione che Alesi non si fermerà se qualcuno di questo gruppo non lo supera. Anche secondo me per avvantaggiare un po' Speri e avere comunque una delle due Red Bull con più vantaggio quando si dovranno fermare. Adesso ci prova Mister X, è molto minaccioso, sembra molto minaccioso. No, Mister X non si dovrebbe fermare. 40 giri con la media, non lo so se riesce. No, a di meno. Non mi ricordo male, deve essere meno. Sono 9 giri in Mister X che ha questa gomma media. 9 giri. 37? Occhio, attenzione. Molto vicino. Mamma mia! Prima, mamma mia! Un parabolica lo ha sferniciato, lo affianca entrambi col DRS. Alla fine Mister X passa e ora va dalle parti di Alesi. Forse potrebbe essere Mister X quello che convincerà Alesi a fermarsi, perché sembra avere molto più passo di molto più passo di Hiroshi con la gomma media. Avanti Patrick Speri, continua a guadagnare, 3-9, ormai quasi 4 secondi di vantaggio. Sì, sicuramente non darà vita facile a Mister X, a prescindere dalla gomma farà di tutto per tenerlo dietro. Mister X in precedenza ha attuato una tattica rischiosa ma intelligente, ovvero bruciare con il rilascio dell'ibrido Hiroshi prima della parabolica e mettersi di fianco con largo anticipo sfruttando poi la maggiore velocità. Vediamo da mezzo secondo dove arriva Mister X. Lopensky su Hiroshi. Su Hiroshi si affaccia Lopensky. Stacca forte Hiroshi, stacca forte anche Lopensky. Questa è una lotta interessante perché sono entrambi sulla stessa gomma. Gli unici primi due sulla dura. Occhio a Leutz, anche lui che sta giocando. Intanto zitto 4-4, sta arrivando Cartista dietro a Leutz. Mamma mia che controllo. Cartista è a 1,5 da questo gruppo. Va da Alesi in seconda posizione fino a Leutz in sesta. Occhio a Mister X, anche lui. Mamma mia, quanto ne ha, mamma mia. Devo dire che Alesi riesce a disegnare delle linee davvero molto buone. Alesi è vicino alla finestra del pit stop, per andare con la rossa. Diciamo ha avuto un leggero clip la gomma, ma poi ha smesso di perdere. Ha perso 2-3 decimi al giro di passo, ma è rimasta lì. Ci prova adesso a tenere molto vicino. Alesi ci prova a difendersi, si sposta leggermente, Mister X prova tutto all'interno verso la staccata dalla Tarzan, prova ad affondare Alesi dall'esterno così come Hiroshi aveva fatto nei confronti del pilota Red Bull per tutta la prima parte di gara, ma alla fine Mister X si prende la posizione e ora vediamo se Alesi inizia a valutare la sosta. Secondo me sì, anche perché non ha più senso, ormai non puoi fare... Non può fare più niente. Potrebbe rimanere in pista un altro paio di giri per andare di nuovo sulla soft. Manca talmente poco ad entrare in finestra che tanto vale forse anche rimanerci in pista. Oh, Mister X, che controllo. Box e Matteo Profilo.
Aveva gomma soft, va forse di nuovo sulla soft? No, media. Matteo, no, media, media. Quella usata. Usata. In 10 giri. Occhio, perché adesso c'è Lopensky molto incollato nei tubi di scarico di Hiroshi. Vediamo se lo prova. Il leader del campionato a provare l'attacco nei confronti dell'Alpine di Hiroshi, ancora lungo. Come prima, ancora niente. Per davanti Alesi non ha perso molto contatto da Mister X, che ha guadagnato 3 decimi su Patrick Speri. Tuppi di vantaggio, quindi. Ricordiamo Patrick Speri in questo momento a 22 giri su questa gomma. Patrick Speri dovrà arrivare davvero con grande parsimonia fino alla fine. Ma Patrick si deve fermare per forza, perché non ha ancora messo una gomma differente. È vero, è vero. Si non si media, 15 giri dalla fine metterà la rossa e dovrebbe rientrare in P6 o P7. Penso P6. No, 7. Si fermerà, ma si fermerà anche Alesi, quindi Alesi dietro. Sei Speri. Si continua. Anche perché non sta perdendo troppo terreno la Mister X. Sai che comunque Alesi potrebbe optare per una rossa nuova, perché se si è fatto 23 giri. Ecco, una 20 in giri mezzo, però adesso ha anche un meno carburante. Adesso è fuori dal DRS. Rispetto a Mister X sta cercando di tenerlo, ma ormai le gomme sono andate e Mister X sta guadagnando. Quanto guadagneranno le rosse nuove contro le hard usate di Hiroshi e Lopensky? Penso un secondo al tiro, fa la mano che sì. Allora, prima profilo con quel set di gomme girava 13 alto. La memoria non mi inganna, vado a rivedere. 13,6, allora, i migliori giri 13,6, 17, al 43esimo. Davanti stanno girando il 14 medio alto, quasi 14 alto. E si boxa. No! Dai! Ma clamoroso! No. Rossa. Rossa per Alesi. A 90 all'ora è entrato. Clamoroso. Aiutare 5 secondi per Alesi, che non la sconterà, tra l'altro. La sconterà direttamente a fine gara. Potrebbe salvarlo una safety, che gli permetterebbe di scontarla gratis. Davanti. Ultimo giro di Speri era 14,5. Io credo che Alesi girerà almeno 13 netto. Nei primi giri credo guadagnerà un secondo e mezzo al giro, ma è a 15 secondi da cartista. Tutto là davanti comunque. Mister X sembra non riuscire più a guadagnare più nei confronti di Patrick, anzi è Patrick che sta un po' guadagnando. Prima il distacco era 3-4, adesso 3-4, adesso 3-6. Non vorresti spingendo, perché è prossimo alla sosta, visto che è rientrato Alesi. Comunque, se mi posso permettere, in questo momento i primi due, cioè virtuali primi e secondi, sono Hiroshi e Lopensky. Attenzione, bandiera gialla, profilo. Non ho idea. Forse l'ha persa per via anche della gomma. Sì, forse era profilo. Sì. Comunque si stava dicendo che i virtuali primi e secondo sono Hiroshi e Lopensky, perché non si devono fermare. Mister X ha 5 secondi a scontare. Sì, però 5 secondi a scontare. Poi non so se si riuscirà a togliere. Quindi, però comunque virtualmente sarebbero questi.
Comunque per il team Ferrari andrebbe molto bene. Per come era partita, visto che Hiroshi era ottavo e Mister X dodicesimo. Lo penschi l'ottavo, non Hiroshi. Tanto fan club di Sdem presente, non mi si avvia F1. Attenzione, lo penschi. Penschi dentro! Oh, resiste, di nuovo all'esterno Hiroshi! No! No. Rimane dietro. Non mi si avvia F1, licenze di Pupù. Ma come, le licenze così dal nulla? Alesi 13 e 2, 13 basso. Non ho capito cosa club di Sdem ho sentito, non ho capito. È giovane. Ah, ok. Ok. Ci prepariamo per domani, ecco. Strix è tornato costante, rimane lì a 3,5 da Patrick Speri. Chissà che magari stia anche un po' gestendo il fatto che può portare in fondo questa gomma mentre Speri sarà obbligato alla sosta. E adesso comunque le posizioni potrebbero essere invertite tra Lopensky e Mister X, perché potrebbe lasciare strada a Lopensky Mister X. Visto data anche 5 secondi. Alesi. Patrick box. Box Patrick, gomma rossa. Rossa. Giustamente doveva scartare proprio a 15 giri, 16 giri. E forse riesce dietro allora. Esce dietro a Lesi. No, è appelo. Un po' appelo. Chiamata perfetta in Red Bull. Lesi sì, ovviamente ha guadagnato qualcosina. Ma Speri esce appena davanti. E non dovrebbe avere grossi problemi di messa in temperatura. Cambio di posizione? Sì. Sì. Scambio di posizione in Red Bull. Che se Alesi ha 5 secondi. Lopensky, mamma mia! Oh, scusami. Che controllo brivido di Lopensky. Provvisoria, ragazzi, in questo momento è doppietta Ferrari. Se togliamo la penalità a Mister X. Però dietro c'è anche Cartista che si è riaccodato all'Eutz. La cosa migliore da fare per Mister X è lasciare anche strada a Lopensky, perché è quello che sta giocando il campionato, quindi più punti porta a casa meglio è per lui, e tanto comunque sarebbe doppietta Ferrari. Sì. I 72 i giri percorsi qui sul tracciato di Sandford. Classifica che ora vedrebbe Lopensky con una gara di vantaggio, 25 punti tondi su Alesi, che però è il giro veloce, sarebbero 24, poi Mister X a meno 35. Ti posso dire la verità, non è mica tanto un ordine di scuderia facile. Sto pensando che se dovesse uscire una safety car adesso sarebbe una mazzata per il team Red Bull, Adesso sì, perché poi se entrano tutti a mettere la gomma soft ci avranno praticamente tutti i piloti davanti, che non lo so, perché non so se riusciranno a recuperarli. È quello, no, che è quello. Io la vorrei la safety car, così Alesi si toglie 5 secondi, se la giocano tutti armi pari. Tiene stabile il distacco fra le due terre di Mister X e Lopensky davanti. Nel frattempo andiamo a vedere anche un po' il trend tra Cartista e Alesi negli ultimi passaggi. Non è ancora sceso sotto i 10 secondi il gap. Guadagna 1-1, 1-2 e poi Alesi inizia a guadagnare 6 decimi, 8 decimi. Secondo me al ritmo di 6-8 decimi non arriva. Sono... sono 15 giri, facciamo la media di 7 decimi, sono sì giusto 10 secondi, ma la rossa non andrà ancora. Sempre così, eh sì,
Mamma mia, Lopensky ancora, scusatemi. Alla penultima curva ha fatto un cambio di marcia veramente pericolosissimo. Ha messo addirittura la prima. Sì, anche Hiroshi, ma... anche Leutz, solo Cartista non lampeggia. Sai che Cartista non possa provare a giocare il colpo a gobbo nei confronti del gruppo qui davanti? Tanto dietro Patrick, nuovo scambio di posizione. O si stanno divertendo a fare i sorpassi, chi lo sa? Ma non credo. Vedi, ha la gomma un pochettino più fresca, magari Alesi ha deciso di stare dietro per utilizzare il diretto. Sì. 9-8 da Cartista. Davanti Lopeschi a 1-6 da Mister X. Sono curioso di vedere se Patrick, se a fine gara non dovessero riuscire a acchiappare il gruppo di Cartista e compagnia bella, rallenta e gli dai 5 secondi per farlo arrivare sesto. Sono proprio curioso perché mi ricordo in Austria forse Mister X fece la stessa cosa con Lopensky. Sì. Sono curioso di vedere. Sarebbe un pari e patta in quel caso. Sì, sì. 13-0 Patrick Speri. Esattamente il target che avevo prefissato. Paul, quanto è stata stasera Paul bagnata, Gigi? Proviamoci a vederla anche giovedì. Attenzione, secondo settore. Sempre profilo? Sempre profilo, credo. Sì, sì, sì. Profilo che è stato autore di un'ottima qualifica in una grande prima parte di gara, poi vittima di un paio di episodi che ne hanno compromessa la bontà della gara. Da rivedere poi nel post gara comunque. Sì. Il Cartista è entrato sotto il secondo e bisogna vedere se Leutz dà la strada, perché è quello più accreditato a livello di ERS. Ha i pneumatici un po' più consumati, però vedremo, si gioca anche di strategie tra McLaren, Ferrari e Red Bull. Lopensky sta rientrando, attenzione. Tra l'altro è, come dicevo, è l'ordine di scuderia più difficile è proprio quello fra i piloti Ferrari, perché sono i due che comunque sono a 35 punti l'uno dall'altro in classifica, con inclusa questa 6 gare. Non so se ci sarà l'ordine di scuderia, mentre in casa Red Bull e in casa McLaren è molto più chiaro. Tanto Giovi della chat se la crea Mark, la lobby arriva all'alluvione in stile partita di calcio di Fantozzi. Scapoli contro ammogliati con lo sponsor Fernet. No. Vediamo anche noi San Pietro sopra la pit lane. Noi abbiamo secondo già fatto Mister una bella, bella tortura a Budapest. Secondo me Mister X sta facendo rientrare nel DRS Lopensky. Che 14-2. Se lo fa perché è convinto che possano venire tolti 5 secondi, altrimenti sarebbe molto rischioso. Che altro sarebbe anche una cosa un po' più tranquilla per Lopensky, perché dietro c'è Hiroshi che può utilizzare il DRS e il pilota Ferrari invece non riesce. Anche Hiroshi non riesce ad attaccare. Le Ferrari sembrano le vetture più veloci nel dritto. Alesi ha perso il DRS da Speri e ha un secondo 7. Ai. Speri è a
6 e 8, mancano 10 giri. È dura, eh. Sensazione che abbia iniziato a lavorare meglio anche la gomma dura. Lopensky è passato a un 14 basso, costante, ora ha fatto anche in questo giro il suo miglior settore nel settore centrale con 25,7, fa 14,1. E stesso trend per Hiroshi, ultimo giro 13,9. Diciamo che sì, ora ha iniziato a funzionare la gomma bianca. Piloti tra l'altro che sono a 10 giri dal termine, ma secondo il meteo c'era una perturbazione in arrivo fra 30 minuti. Sì, ma siamo a 9 giri dalla fine, ovviamente. Quindi penso che perturbazioni non le vedremo, speriamo di non vederle neanche giovedì. Tanto appare la grafica dei pneumatici fra Hiroshi e Lewis. 45 per Hiroshi, 43 per Lewis, leggermente meno usura per Lewis. Comunque Lewis sarebbe virtualmente terzo. Così sì, così sarebbero Lopensky, Hiroshi, Lewis. Guadagnato solo 3 decimi Speri da cartista. Tre decimi a 8 giri dal termine in Red Bull. Io non so perché in Red Bull soft hanno scartato l'hard, non ho capito il motivo. Probabilmente erano convinti, ma non perché fosse sbagliata come strategia, erano convinti che la gomma, che la gomma hard non era una gomma da gara. In realtà non lo è, ma resto dell'idea che ci sono delle situazioni di gara dove devi farle di necessità virtù. Penske è arrivato, attenzione, 1-1 adesso. Sta arrivando nei confronti di Mister X. Vediamo se ci sarà movimento, perché abbiamo visto quanto è difficile superare. Ovviamente il sorpasso diventa ancora più difficile quando tutte quante le vetture sono in trenino, quindi essendo tutte vicine fra loro si trainano a vicenda. Hiroshi si è leggermente staccato un secondo da Lopensky e si è avvicinato immediatamente cartista Lewis. Vediamo se... probabilmente sì. Vediamo se magari con il contatore dei giri che va giù, sempre più vicino verso la bandiera a scacchi, si muoveranno le acque. Sei secondi. Patrick Speri guadagna in media 4-5 decimi al giro. E anche in questo caso sta succedendo esattamente quello che dicevamo in precedenza. È partita fortissimo, con un secondo e due, un secondo e mezzo al giro di vantaggio. Poi si è stabilizzata a 6-8 decimi. Ora ne guadagna 4-5 al giro, che ovviamente sono insufficienti quando mancano 7 giri al termine. Hiroshi che ha il pelo, eh. Al pelo. Si sta verificando la stessa situazione del giro precedente, con Hiroshi che è al pelo nei confronti di Lopensky, ma anche Lopensky che ha un soffio dal rientrare nei confronti di Mister X. Sì, è riuscito di nuovo a prenderlo per un pelo. La sensazione è che Hiroshi inizi a essere un pochettino più impiccato e che le McLaren alle sue spalle inizino ad essere un pochettino più ingombranti. Mentre con questo giro siamo... Mister X, mamma mia, si è girato! Si è girato Mister X! Si è girato Mister X! L'errore va in testa nel vero senso della parola Lopensky. Allora ci prova anche Hiroshi, che va all'interno, deve rallentare. Prova ad approfittarne Lewis, che però non ha nessuno spazio per riuscire ad infilarsi. Il colpo di scena in una situazione che sembrava ormai molto molto stabile arriva da chi non te l'aspetti. Ha preso il cordolo interno in curva 4 Mister X e l'ha persa. Fortunatamente non è andata a muro, è riuscito a tenerla in pista, però veramente
intanto poco fa di legge la butto lì, le Red Bull non rientreranno nel gruppo, è esattamente quello che stavamo dicendo prima, non ci stanno riuscendo, sta decadendo la gomma mentre rimane costante la prestazione della gomma davanti, non riescono più a guadagnare per lo strappo iniziale. Mister X intanto ora, situazione diametralmente opposta in Ferrari, se prima era Lopez che a inseguire un secondo e tre, un secondo e quattro, ora con l'errore di Mister X è proprio il pilota campano a inseguire. Le McLaren stanno facendo una strategia incredibile, stanno risparmiando un sacco di Hertz. E secondo me proveranno l'agguato finale agli ultimi due giri. Che controllo! Non fa dire niente. Intanto da questo momento in chat è aperto il sondaggio del Driver of the Day. Potete votare il vostro pilota del giorno con una gara che ha ancora qualcosa da dire. Che tra poco inizia il giro numero 68 che ci porta a meno 5 dalla bandiera a scacchi. Allunga leggermente Lopeschi, 1,5 nei confronti di Mister X, che vede sempre alle sue spalle la sagoma della vettura di Hiroshi, che ha a lungo comandato questa gara nella prima parte, dopo una partenza brillante che gli ha permesso di guadagnare la posizione di Alesi, che nella prima parte di gara ci ha provato in tutti i modi a prendere la posizione, con Hiroshi che si è sempre strenuamente difeso con una brillante interpretazione alla Tarzan e una staccata molto poderosa. La prima curva di questo stracciato, la Tarzan appunto, una curva storica, numero 62, 68 di 72. Rimane lì costante, un secondo e quattro, un secondo e mezzo Mister X da Lopez, con le due Ferrari che si marcano. Lewis esce ancora un pochettino lento, forse uno scambio di posizione, sì. E infatti è così, va avanti Cartista. Quando fra poco andremo ad iniziare la quart'ultima tornata, la numero 69. Si è staccato Hiroshi che è a 1-1, pardon, si è staccato Cartista che è a 1-1. Hiroshi invece rimane sempre vicino in fondo al dritto a quei 6-7 decimi che gli permettono di usare il DRS di Mister X, ma non di attaccare, ma che allo stesso tempo gli rendono la vita molto più facile per difendersi dagli attacchi da chi arriva dietro. E ora, se prima era stato Leutz, ora proverà ad arrivare Cartista, che sta cercando di andare di nuovo a ricolmare il secondo di ritardo, tornare sotto per avere di nuovo la possibilità di utilizzare il DRS. Allunga sempre un pochettino Lopeschi, un decimino e mezzo, due decimi al giro nei confronti di Mister X, riesce a metterli comunque sempre in cascina. Come diceva Marco in precedenza, tutto sta nel vedere chi si sarà tenuto a più energia nel tratto finale per dare quello strappo in più che potrebbe essere decisivo, anche se apparentemente la situazione in questo momento sembra abbastanza cristallizzata. Il Lewis è quello che ha più versi di tutti, ma ha dato spazio alla squadra, quindi si accontenta della quinta posizione. Io vorrei capire più che altro se Hiroshi sa di poter passare Mister X oppure rimane dietro. Rispetto alle due tornate precedenti è tornato sotto in maniera molto più prepotente Hiroshi, che per qualche tornata è rimasto a 6-7 decimi, ora ha improvvisamente accorciato, addirittura è a 3 decimi adesso da Mister X, è molto molto vicino. Vedremo se andrà all'attacco, perché mancano 2 giri e mezzo al termine, siamo alla metà della 70esima tornata. Da capire più che altro se il buon Kaisermat gli avrà detto che a Mister X gli potranno togliere questi 5 secondi, quindi potrà andare all'attacco nell'ultimo giro, oppure rimane lì saggiamente e si accontenta del virtuale per il momento secondo posto. Vedremo, ancora
pochi chilometri e poi lo scopriremo. Hiroshi leggermente largo, gli costa decimi importanti che lo respingono indietro. Cartista arriva vicino adesso, inizia la penultima tornata, la numero 71. Grande usura di Cartista, addirittura al 70% sull'anteriore destra, Hiroshi davanti al 55%. Sopra i due secondi ora il vantaggio di Lopez, che è quello del Mister X. Alesi prova il giro veloce. Giro veloce. Prova il giro veloce perché sconta i 5 secondi. Non sarebbe cambiato niente, ma oltre mezzo minuto di vantaggio su Ricky Bizzo. Esce comodamente davanti per andare a prendersi almeno una settima posizione col punticino extra. Box anche... No, Ricky Bizzo. Ricky Bizzo che prova a rispondere ad Alesi. Attenzione, quindi non dovrebbe esserci confronto a livello di passo e di prestazione pura, però Alesi il giro veloce se lo dovrà sudare, perché Ricky Bizzo sicuramente non farà una passeggiata di piacere. Ultimo giro che va ad iniziare con Lopeschi, che conserva un secondo e mezzo. Ha perso tantissimo Lopeschi. Era a due secondi nell'ultimo settore, ha perso mezzo secondo. Hiroshi si avvicina, ma non è abbastanza neanche in grado di tentare l'attacco nei confronti di Mister X. E allora dietro a Lopeschi si va via regolari con Mister X, Hiroshi e le due McLaren, con Cartista davanti all'Eus. Poi le due Red Bull, occhi sui cronometri, in particolare quello della Red Bull di Alesi e quello della Aston Martin di Ricky Bizzo, che sono rientrati ai box entrambi, andando a montare una gomma soft per tentare il giro veloce nell'ultima parte di gara. Ultima parte di gara, l'ultima metà del tracciato che sta percorrendo in questo momento Lopeschi. Leader della gara, partito in ottava posizione, ancora una volta, come una formichina, come un paziente investigatore, ha messo insieme tutti i tasselli del puzzle. Attenzione, bandiera gialla, ancora profilo. Sarebbe stato clamoroso. Patrick Speri. Patrick Speri. Per far passare Alesi. È quello che dice. Tantissimo. Dietro. Lopeschi sul traguardo. La parabolica per andare a vincere il Gran Premio d'Olanda. Davanti al suo compagno di squadra, che con 5 secondi di penalità arretra dietro tutto il trenino. E allora, al netto di quello che succederà nel post gara, che potrebbe dare eventualmente la doppietta alle due Ferrari, stasera il podio lo prende Lopeschi, lo affianca Hiroshi e lo completa la McLaren di Cartista. Incredibile gara, cioè, all'inizio si pensava Alesi il più avvantaggiato e i più in difficoltà, Lopeschi e Cartista, che addirittura si sono portati a casa il podio e la vittoria di Lopeschi. Qua Alesi si porta anche a casa il giro veloce. Vediamo se lo rimane, perché sta arrivando anche Ricky Bizzo, che sta cercando di migliorarsi. 12-1 da parte di Alesi. Ricky Bizzo fa 25-3 nel primo settore per 25-2 di Alesi, che nel settore centrale ha fatto 25-1. Fa 25-1 anche Ricky Bizzo, che non ce la fa. Poco. Per pochissimo. Ricky Bizzo 12-361. Alesi 12-179. Beh, insomma, anche da questo punto di vista sono stato buon profeta. Alesi se lo doveva sudare il giro veloce. Beh, che dire, una giornata che in qualifica per le Ferrari era partita malissimo. Ancora una volta le carte vengono completamente sparigliate, succede di tutto e ancora una volta ne emerge Lopeschi vincitore a guadagnare punti su tutti i rivali diretti. E occhio, se dovessero togliere 5 secondi a Mister X, doppietta Ferrari, anche i costruttori prende una decisamente una bella piega per i piloti di Maranelli. E allora champagne sul podio per Lopeschi, Hiroshi e Cartista, che forse è il meno felice dei tre. È arrivato con una gomma dura usuratissima nel tratto nella parte finale della gara, con molta più usura, nonostante tutto riusciva a reggere il passo dei primi. Forse è uno dei piloti che ha, ma anche insieme ad Alesi e a Patrick Speri, entrambe le Red Bull, più rimpianti per quello che è successo
in questa gara. Sarà curioso poi sentire nel post gara anche cosa avranno da dire i due Red Bull. Questa è la classifica finale. Prima di andare in pubblicità, con Lopeschi, Rossi, Cartista, Leo, Mister X, Alesi, Speri, Ricky Pizzo, Matteo Profilo, mentre ritirate le due ass di Giuseppe Federico Pier Joker e l'Alpin di Dr. Long. Questa, come dicevamo, è la classifica finale. Il giro veloce, come detto in precedenza, in un primo 12 secondi, 179 millesimi, se lo prende Alesi. Pubblicità, piccolo spot e dopo torniamo con il salottino con noi. I primi tre classificati, Lopeschi, Hiroshi e Cartista. Tra poco. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro, corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Ci sono, arrivo, eccoci qua, ciao da Roberto, e allora state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta sua, state bene attenti, un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia, questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Eccoci rientrati post gara dopo i 72 giri di questo Gran Premio d'Olanda dalla Pro League. Ancora una volta la spunta Lopeschi dopo una gara ricca di colpi di scena, di stravolgimenti, ribaltamenti di fronte.
ma ovviamente come sempre siamo qui anche per le interviste, per sentire le voci dei piloti. Siccome probabilmente c'è ancora conciliabile festa in casa Ferrari, noi ci portiamo avanti e allora partiamo dal secondo classificato, dall'Alpine di Rossi, che ha a lungo comandato dopo una brillante partenza dove è riuscito a scavalcare Alesi. Brillanti le difese, poi insomma il passo non è mancato, però ovviamente ben sappiamo quanto poco congeniale sia questo tracciato ai sorpassi. Sì, ai sorpassi, ma soprattutto alle pressioni alte, poiché sono stato in dirla, ho alzato le pressioni nel secondo tentativo in qualifica, quindi è andato tutto a quel testa quota, che sono rientrato prima per fare l'altro tentativo con la gomma nuova, alzando le pressioni, e l'ho lasciate alte. Ah, verso la metà stavano. Io già che al minimo arrivavo con 102-103 nei test, ho visto punte di 104-105 nel primo stint, quella media è stata orribile, anche con la hard alla ripartenza o dalla seconda o dalla terza safety car è stato orribile, tant'è che il passo anche all'inizio è stato molto lento, si poteva fare tranquillamente almeno mezzo secondo più basso sia nei test che comunque girando sereni, invece in quel modo nel T2 soprattutto poi arrivavano sotto Alesi, Patrick. Alesi, mi spiace pure avergli rotto l'ala in quel modo, che l'ho persa rifinendo sul cordolo a trazionare all'esterno, pinzato per rimetterla dritta. Insomma, quindi vediamo, è capace che poi mi aveva detto Kaiser, ma te ringrazio al solito per il supporto come ingegnere, che già Ernesto questi 5 secondi potevano essere rimossi, quindi è un secondo posto che forse diventa terzo, ma forse anche peggio, però è un... più che il podio dispiace anche non essere passato proprio sotto la bandiera a scacchi, perché insomma una volta che l'assaggi la cioccolata poi la voglia c'era, quindi meno male che cioccolata. No, va bene, no, vabbè, andiamo avanti. La nutella, era certo, la marmellata, 23:47. Guarda, no, Marco, già stanno i baffi, guarda. La marmellata, se no si intende anche marmellata, marmellata. Marco, domande su per i Rossi? Allora, a inizio gara mi ero accorto che aveva le pressioni troppo alte, perché vedevo le sue temperature a 103-104. Volevo sapere quanto aveva di altezza, cioè scusate, di ala, perché ho visto che... 42-38. 42-38, ok, eri un po' più scarico, ma non così tanto, diciamo. Perché ho visto che facevano in tanti fatica a superarti, e poi volevo sapere cosa ci avevi messo all'esterno di curva 1, perché era impressionante il grip che ci avevi. Ma guarda, in realtà in questo periodo ho da poco finito di montare la sintesi della Master dell'anno scorso, quindi gira sui vari canali dei vari piloti, mi sono battuto nel canale di Giovanni Costa, che corre in Master, no? E lui ha fatto un apposito video esterno di Zandvoort, is very good, e quindi l'ho preso dall'ispirazione. Non mi è riuscita la parabolica quella a sinistra, però ne ha fatti diversi in un altro campionato online o in delle lobby multiplayer, lì c'era una compilation, quindi ho preso ispirazione da Giovi. Ah, ok, perfetto. Comunque complimenti per la gara, anche cioè correre con le pressioni così è quasi impossibile, e hai tenuto, guarda, a un certo punto stavo per dire che c'avevi gli attributi, però non detto così, lo stavo per dire in un altro modo, mi sono stato zitto perché non era il caso, però tenere dietro un po' la Valsecchi prima Alesi, quindi volevo farti semplicemente i complimenti, perché non è semplice stare tutta la gara concentrati. Peccato quel incidente con Alesi, penso che si sarà arrabbiato, ma è solo un incidente di gara, una sfortuna, perché hai perso la macchina e lui era lì all'interno e ti ha tamponato, quindi secondo me rimarrà terzo posto alla fine, perché sicuramente rimuoveranno 5 secondi a Ernesto. Grazie mille, Raffa. A voi. E allora, a proposito di Ernesto, visto che secondo me Lopeschi l'abbiamo perso, io direi di partire da Ernesto, che ha fatto una grandissima rimonta. Fino al testa coda era proprio un fondo testa del gruppo, come fece Schumi lo scorso anno in Sport League sulla stessa pista. Ma a questo punto ti chiedo, cos'è successo? Perché l'abbiamo capito subito che era qualcosa di anomalo quando è arrivato i 5 secondi. I 5 secondi sono frutto di una mia laggata. Oh, mamma mia. Sì, nel senso che ci stava per dare il messaggio di ripartenza dalla setti. Quando stavamo nel secondo settore, ho iniziato a vedere tutti con la X. Ho temuto che mi stesse per cadere la connessione.
sono stato tipo tre curve dove io vedevo tutti andare per prati. Al game sono fermato, cioè ho rallentato, e quando mi ha ridato il controllo, diciamo tra virgolette, praticamente Lucio Cartista mi aveva sorpassato. Penso che avesse avuto sorpasso illecito, perché l'ho visto che rallentava, quindi mi sono ripreso la mia posizione su Lucio e il gioco mi ha dato mi ha detto di restituire la posizione. Stavo a perdere il gruppo, la cosa del gruppo, è uscito il messaggio che si ripartiva, ho detto vabbè, mi piglio 5 secondi almeno, non ci stacchiamo dal gruppo e continuiamo la gara, poi si vede nel post gara. Però quello, poi mezzo detta coda, perché mi capitava spesso in prova che mi deconcentravo e al tornantino la prendevo troppo interno, prendevo l'angolo del cordolo e mi giravo completamente, cioè un 180, invece stavolta solo un 90 gradi, mi sono messo di traverso e sono riuscito a tenere la posizione su Raffaele. Poi vabbè, niente, la gara è stata, penso, ho azzeccato tutte le strategie, perché la strategia iniziale era fare gialla bianca. Non so perché tutti gli altri volevano insistere su media rossa, media morbida, ma era, il gioco diceva che era più veloce, ma era più lenta, nel senso che se uscivi nel traffico su questa vista non si sorpassa, e quindi era molto, cioè anche se era più lento di passo, ma era meno rischiosa, andato una sosta che su due. E niente, poi ho deciso, alla seconda septi ho deciso di togliere l'hard, perché non so perché, ma la temperatura era leggermente bassa della vista, quindi soffriva a mandarla in temperatura, sentivo che mi scivolava ovunque nel secondo settore, quindi ho deciso di toglierla per metterla una media e andare fino alla fine, tanto sapevo che la faceva tranquillamente alla fine. Infatti, nelle cronache abbiamo detto che nel momento in cui tu hai montato la media era il momento perfetto in cui doveva entrare una safety car per chi voleva montare una media, era proprio la finestra giusta. Sì, era la finestra giusta, infatti mentre tutti gli altri stavano sulla media io avevo l'hard, riuscivo a rimanere attaccato al gruppo dei primi quattro che avevano la media, e mi sembra che sì, avesse la morbida. Però poi appunto facevo fatica, usciva troppo, facevo fatica in trazione con quella gomma, e lì c'è stato un contatto con Lucio abbastanza strano, perché forse non si è accorto che in ingresso dalla penultima, anzi in uscita dalla penultima curva in percorrenza stavo ancora lì, ci siamo agganciati ruota con ruota, io sono andato sul prato, anzi sulla ghiaia, e a lui gli ha fatto effetto fionda, l'ha fiondato nel muro, e nel frattempo arrivava Lorenzo da 10 dal passato. E niente, la gara poi dovevo spingere, perché sapevo che la media sarebbe crollata gli ultimi giri, ma invece non l'è stato. Ho fatto gli ultimi giri, i miei migliori giri, su 13.9, 14.0, quindi è stata una gara. Ecco, cancellando le qualifiche è stata una bella gara. Tutto, escludendo quelle direi di sì. Ernesto, noi passiamo dall'altra parte del tuo box, perché ci ha raggiunto anche Lorenzo. Allora, intanto, Lorenzo, io volevo fare una domanda al volo. Volevo sapere da Ernesto se avrebbe fatto passare al compagno di squadra all'ultimo giro, gli ultimi giri, no, per aiutarlo. Ok, no, era questa la domanda. No. Assolutamente no, perché quando gli ho chiesto di passare, lui ha fatto finta di non sentirmi, quindi ho dovuto sparare tu Clers e te la gliela staccata. Abbiamo creato il caso diplomatico, ecco per di più, quando sono passato i rosci mi ha detto: mi faresti un grandissimo favore? Io ho detto: no, il DRS te lo devi guadagnare. Io vi stavo pure vantando per quando forse in Austria hai addirittura il rallentato Ferrari per Gate a Monaco. Gli ho lasciato i 3 secondi, quindi, no, ma adesso è diverso, perché non dico per il primo posto, ma sto in lotta con Lucio e con Alberto, almeno facciamo la cosa più divertente, rendiamo la cosa più avvincente, diamoci battaglia fino alla fine con tutti. Poi, diciamo che al netto della matematica sei in lotta anche con lui, eravate a 35. Vabbè, con lui, no.
Lui no, allora lui dice, allora, Castrati per sue parole, lui dice che non crede al campionato, dice che prima o poi qualcuno lo sorpasserà, e dice sempre, magari facciamo lo switch, tu primo, io secondo, terzo, dice lui verso di me. A questo punto non mi sembra corretto lasciare la posizione in pista, se la devo guadagnare. Attenzione, qua purtroppo stiamo scoprendo che tra il team Ferrari c'è qualche problemino. Io vi consiglio di non esternarlo perché gli avversari stanno ascoltando. Stanno lì, ha preso la spalliera. Oh! Gente che è lì che è pronta. Tra l'altro c'ho ancora qui l'immaginetta dell'anno scorso di Alesi. Se volete la tolgo così... A parte gli scherzi, ok. Grazie Ernesto, era giusto una domanda perché ero proprio curioso di sapere, ho visto che Patrick ha rallentato, ha perso 30 secondi l'ultimo giro per far prendere la sesta posizione a Alesi. Ok, passiamo. No, però a parte gli scherzi, gli avrei... se i 5 secondi non fossero stati rimovibili, io avrei aspettato, addirittura gli avrei dato il DRS e l'avrei portato in carrozza fino all'ultimo giro. Sì, sì. Senza evitare che venisse attaccato. No, è solo per quello. Un po' d'acqua sopra il fuoco, giusto perché... No, ma scherziamo, ma pur tra di noi scherziamo queste cose. Va benissimo, allora appunto, come dicevo in precedenza, passiamo dall'altro lato del box Ferrari, passiamo da Lopensky, ancora una volta la formichina ha colpito. Chi ha messo insieme tutti i tasselli è la macchina rossa. Sì, diciamo che stasera siamo stati abbastanza consistenti, almeno ad un certo punto in poi. È entrata una safety car al momento giusto, ci ha rimesso, almeno per quanto riguarda me, mo io la gara di Ernesto, diciamo, l'ho vista un po' a grandi linee da fuori, però, diciamo, stando in pista non ho avuto una grande visibilità, però la mia, c'è stata una safety car che mi ha consentito di andare sulla hard, che mi ha dato la possibilità di rientrare in gioco. Da lì poi stavo dietro, però secondo me altri hanno fatto scelte un po' azzardate, diciamo così, perché ho visto Alesi che stava sulla rossa davanti a me e mi aspettavo si fermasse con la safety car, invece è rimasto in pista, e sapendo che insomma qua era difficile superare, lì per lì non mi è sembrata una grande manovra, ecco, diciamo così. E niente, il passo c'era. Fortunatamente abbiamo evitato errori, a parte diciamo quel contatto in cui ho danneggiato l'ala, che preferisco evitare commenti, magari ne parliamo poi nel party post gara se ci stanno, insomma, il team McLaren, perché penso sia necessario un chiarimento su quello che è successo. E niente, per ora ci godiamo questo primo posto e aspettiamo un po' di vedere i risultati ufficiali, ecco. Fortunatamente francesismo, ecco, necessario, sì, un chiarimento, il francesismo. Fortunatamente Alesi è arrivato a 34 secondi, quindi proprio nella peggiore delle ipotesi, comunque sto tranquillo sul primo inseguitore, ecco. Spiace perché comunque io stavo a fare i cavoli miei tutto tranquillo, senza prendermi rischi, stavamo tutti vicini, poi gli altri si sono messi a fare sportellate e chi ci ha rimesso so io, però vabbè. E niente, no, giusto per buttare un po' di pepe, perché a me mi si dice che io non volevo far passare, io non sapevo manco che lui mi stava dietro, io sapevo, ho visto Leutz che mi stava dietro a 2 secondi, Ernesto dietro a Leo. Dopodiché io non ho più guardato. A un certo punto arriviamo su una curva e sento passo. E io dico, ma come passo? Mi guardo dietro e vedo Ernesto che si butta dentro. Io lì ho visto Ernesto che arrivava, io cioè, non ho fatto niente, l'ho lasciato sfilare. Pace, ho visto che lui stava con la media, quindi dico, ce n'è di più, va. E niente. Poi dopo quando Raffaele lo sa quanto ho faticato per passarlo, abbiamo finito l'ERS tutti e due, però io diciamo a quel punto, passato Raffaele, ho dato quella spinta ad ERS per cercare di rientrare su Ernesto, più che altro perché sapevo che lui in quel momento ce n'aveva un po' di più, no? Quindi non è che l'idea era arriva primo, l'idea era mi metto dietro Ernesto che c'ha un po' di più adesso, stacchiamo il gruppo, facciamo il passo nostro, poi se ce n'ho più io passo io e tiro a lui, se ce n'ha di più lui mi tira a me,
attacchiamo il gruppo dietro, anche perché insomma consapevole della situazione che si era creata, più margine si metteva meglio era, no? Poi comunque quando c'è il gruppo staccato stai pure più tranquillo, piuttosto che gira sempre con Raffaele attaccato alle chiappe, che insomma è pericoloso. E niente, quindi poi dopo gli ho detto appena l'ho passato ho visto che mi stava a un secondo e 18 millesimi tipo, no? Io ho praticamente finito l'ERS per rientrare fino a quel secondo e 18 millesimi, gli ho fatto: Ernè, mi faresti un grandissimo favore? No, se vuoi il DRS te lo devi guadagnare. Non ci ho visto, ho chiuso il microfono, ho detto io non parlo più. Chiuso il microfono, poi a un certo punto ho visto Ernesto che si sbinnava, sono passato così, l'ho guardato, va bene. Dopo lui mi ha detto rallenta e io ho detto, dico guarda, io sto a rischio disputa, non posso rallentare, cioè nel senso io poi adesso a posteriori, vedendo a quanto sono arrivati Alesi, magari in quel momento avrei pure rallentato. Però poi ho detto, dico guarda che, cioè ho visto Raffaele, mi è stato dietro diversi giri, io l'Erza l'avevo finito, non mi ha mai attaccato, dico quindi vai tranquillo. Infatti poi ho visto insomma che alla fine l'aveva anche un po' staccato, quindi bene così. Male che va, comunque la Ferrari si porta a casa la vittoria, quello in ottica costruttori, che è il nostro primo obiettivo, assolutamente la cosa più importante. C'è da dire che se non mi avesse detto te lo devi guadagnare, non so che passo avrei fatto, perché lì mi è salito proprio, capito, me so. Se fosse successo tipo Villeneuve Pironi, che poi beh, il frittatone, no, adesso ci incaponisce, dopo magari poi là. Ti ripiglio e ti passo, però... Però l'ho tenuto sempre fino a qua, non glielo facevo prendere il DRS. ma infatti è stata, bisogna dire che per come stavo a fine gara, cioè io tipo da tre quarti di gara in poi mi stava a venire crisi epilettica, cioè proprio non stavo a capire più niente, e quindi mi ha aiutato questa cosa di cercare di recuperare a rimanere più concentrato, perché veramente stavo a Ernesto prima della gara, mi ero buttato sul divano, stavo a venire sonno, stavo a dormire proprio, quindi ho detto no. Ero abbastanza in difficoltà. Fatto come Senna a Monaco, guidava in trance. Alla fine noi questo facciamo pure nelle prove, ci stimoliamo a dare il massimo, perché magari o ci aspettiamo, comunque battagliamo, o tiriamo come i dannati per non fargli prendere il DRS, non farci sottopassare, e ci serve poi in gara, perché poi hai modo di fare ritmo, sai come lo devi fare, sai quando devi spingere, sai quando devi essere conservativo. È quello che non capisce, e non gli posso fare niente. Vabbè, poi comunque diciamo che se mi fossi attaccato al DRS, cioè se avesse rallentato, dopo no, però se lì per lì quando gliel'ho chiesto avesse rallentato per farmi attaccare, non è che poi a fine gara io dicevo fammi passare. Cioè non mi sarebbe bastato ampiamente la seconda posizione, anche per come stavamo in qualifica, cioè non è che dico stai a vincere, è ovvio che non ti dico, cioè, ma io poi a Ernesto non gli ho mai chiesto di darmi la posizione, cioè non penso che te mai fatto. Ho sempre fatto tutto io, ci mancherebbe, non pretendo assolutamente nulla. Quindi poi ovvio, se uno si sta a giocare a qualcosa arriva all'ultima gara, magari ci può stare che uno va, Dio, dammi una mano, però insomma, ma noi abbiamo sempre detto a vincere la gara, non è che tenga Dio, dammi la prima posizione, ma noi abbiamo sempre detto che il primo obiettivo è il costruttori, quindi 1-2, chi vince non ci interessa, l'importante è che sono 43 punti per la Ferrari, ma infatti l'importante è quello. Poi dopo vediamo, a fine campionato ovviamente se faranno le somme, però cioè, io vedo che ogni gara sempre in qualifica parto in fondo, insomma, ma Ernesto perché si è ammazzato pronti via è morto, perché se no probabilmente sarei partito ancora più indietro. Perfetto, benissimo, allora dopo questa bella intensa chiacchierata di squadra vi congediamo per dare spazio anche a Lucio che ci sta aspettando. Lucio, ci sei? Vediamo se lo sentiamo, vediamo se compare. Se ne è ito. È andato, era una certa. E vabbè, allora ci siamo fatti una bella chiacchierata.
Benissimo, allora a questo punto, già che ci siamo, abbiamo la grafica perfetta per dire che il driver of the day è finito in perfetta parità tra proprio tra i due piloti della Ferrari. Plebiscito. No, è mio, no? Che lui te li compra sempre. Te li compra sempre. Sei mutato, smutati il microfono, bittone. Io nemmeno ho votato, quindi. Che ho comprato, te li compri sempre. Adesso vado a... No, non si può più votare niente. Va bene, vabbè, già che ci siamo, siamo addirittura in arrivo. Io ringrazio Simone che è già andato via. Ringrazio Marco. Grazie a tutti voi. C'è grazie Marco Luca, che sta facendo il debriefing, quindi lasciamo andare anche i piloti. Vi diamo appuntamento per l'ultima gara qui sul circuito di Zandvoort. Giovedì sera, 21:30. Tocca la Master League, sempre qui sul canale di Formula Italian Team. Grazie e buonanotte! Vabbè.